RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Buon pomeriggio, ci colleghiamo in diretta con la Camera, ascoltiamo adesso le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati. Stiamo aspettando che inizi l'informativa della Ministra dell'Interno, Lamorgese, sui fatti accaduti il 9 ottobre a Roma in occasione della manifestazione che si è svolta a Piazza del Popolo. Dopo l'intervento del Governo interverranno i rappresentanti dei gruppi per 10 minuti ciascuno e delle componenti politiche del gruppo misto per un tempo aggiuntivo in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica. Ha facoltà di parlare la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Prego, colleghi, per favore. Signor Presidente, onorevoli deputati, rivolgo un sentito ringraziamento a questa Assemblea per avermi offerto l'opportunità di svolgere un'informativa sui gravi disordini verificatisi in occasione della manifestazione contro l'introduzione del Green Pass svoltosi a Roma il 9 ottobre scorso. Nella seduta del Question Time di mercoledì scorso alla Camera dei Deputati, in un'interrogazione a me rivolta, erano già stati chiesti chiarimenti riguardo a quella manifestazione con specifico riferimento alla circostanza che vi fossero presenti esponenti di Forza Nuova. I tempi estremamente contingentati che connotano lo specifico strumento di sindacato ispettivo mi hanno consentito di trattare solo molto parzialmente un tema, quello dell'ordine pubblico e delle infiltrazioni criminali nelle manifestazioni di protesta correlate alle misure governative di contenimento della pandemia, che merita una più ampia e approfondita disamina. Per questo motivo ho dato immediatamente la mia disponibilità a riferire anche sui successivi fatti di Milano e Trieste, in considerazione che essi si inquadrano nello stesso contesto, essendo collegati alle medesime forme di protesta. Prima di entrare nel merito degli episodi di violenza accaduti a Roma, riguardo ai quali rinnovo la mia solidarietà alla CGIL e la mia vicinanza alle forze di polizia, è questa l'occasione per offrire a entrambi i rami del Parlamento una complessiva visione di come è stata impostata in questi due anni circa di pandemia la politica dell'ordine pubblico. È apparso subito chiaro che le restrizioni alla mobilità e i sacrifici imposti dalle misure anticontagio potessero suscitare uno stato di insofferenza diffusa, anche esasperato dalle ricadute di ordine economico ed occupazionale derivanti dal blocco o dal rallentamento delle attività produttive e commerciali. In questo periodo è stata messa alla prova la capacità di resilienza dell'Italia, che ha reagito in maniera seria e composta, attingendo al patrimonio delle proprie migliori qualità morali e civili. La tenuta del Paese, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, deve molto all'elevato senso di responsabilità con cui è stata vissuta e si sta vivendo questa difficilissima prova. Non sono mancate tuttavia nel 2020, anche nel corso di quest'anno, manifestazioni di acceso dissenso, indirizzatesi verso le diverse misure che il Governo ha di volta in volta adottato e calibrato in ragione dell'evolversi della curva pandemica ai fini della limitazione del contagio. È risultato evidente il rischio che la protesta e il malcontento sociale, innescati dagli effetti depressivi della pandemia, potessero essere oggetto di strumentali intrusioni da parte di frange eversive di vario orientamento politico e ideologico, interessate a rilanciare progettualità conflittuali e istanze destabilizzanti, anche canalizzando forme spontanee e trasversali di ribellismo rimaste finora prive di una regia unica. La consapevolezza di questo complesso scenario ha portato a sensibilizzare con una mia direttiva dell'aprile del 2020 la rete delle prefetture per monitorare attentamente segnali di criticità
e prevenire possibili derive violente in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica. Con successive indicazioni operative non si è mancato di raccomandare il ricorso a modalità di gestione della piazza improntate al più grande equilibrio, contemperando il diritto a esprimere pacificamente il dissenso con la necessità di salvaguardare l'ordinata convivenza civile. Non sfugge peraltro come una diversa strategia che non rapporti l'impiego della forza a questa esigenza di equilibrio presenti il rischio di offrire speciosi argomenti a narrazioni antisistema in grado a loro volta di coagulare e dare copertura alle spinte più decisamente oltranziste. Vorrei affidare questa mia analisi all'evidenza dei dati. Dal febbraio 2020 al 18 ottobre 2021 si sono tenute in tutta Italia 5.769 manifestazioni di protesta contro i provvedimenti governativi di contenimento del virus. Più della metà, precisamente 3.668, si sono svolte nel 2021 e di queste 1.526 tenutesi tra il 22 luglio e il 18 ottobre di quest'anno e hanno riguardato la contestazione al Green Pass. Nello stesso periodo, 22 luglio 18 ottobre 2021, lo sforzo di contenimento delle contestazioni di piazza alle certificazioni verdi ha portato all'assegnazione di 17.470 unità delle forze mobili di polizia alle autorità di pubblica sicurezza. La percentuale delle iniziative di protesta che nel suddetto arco temporale hanno registrato episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica si attesta al 3,4%, riguardando soltanto 52 manifestazioni. Il principio per il quale l'ordine pubblico in piazza deve essere gestito sempre con equilibrio lo ritengo un elemento cardine della democrazia. È un principio a cui le forze di polizia si stanno attenendo, e non da oggi, e che risulta imprescindibile se non vogliamo che tra chi manifesta e chi ne difende il diritto a manifestare si crei una pericolosa cortina di ostilità e diffidenza. Passo ora a riferire sulla manifestazione del 9 ottobre, che ha rappresentato senza dubbio l'evento più gravemente critico nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il Green Pass. Premetto che nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, una dettagliata ricostruzione delle evidenti criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata dagli elementi più politicizzati e in conseguenza dei quali vi è stata una grave turbativa dell'ordine pubblico. Il successivo 13 ottobre, nella riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocata per le misure relative al G20 di fine mese, alla quale hanno partecipato i vertici degli organismi di intelligence, il prefetto, il questore di Roma, i rappresentanti del Ministero della Difesa, oltre che ovviamente i vertici delle forze di polizia, ho sottolineato l'esigenza che il deficit di sicurezza determinato da una situazione che ha superato, come dirò, ogni ragionevole previsione, non debba più ripetersi. Ciò soprattutto in considerazione della delicata fase che si sta attraversando e per il combinato effetto di diversi fronti, dall'applicazione del Green Pass alle crisi aziendali, fino ai delicati riflessi della protesta dei portuali e degli autotrasportatori, gli autotrasportatori sulla logistica delle merci. Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che peraltro vedrà a fine ottobre, come dicevo, proprio lo svolgimento del G20. È da considerare prezioso in questa fase l'apporto informativo volto a focalizzare ogni fonte di rischio e i pericoli maggiori
nonché ad indirizzare le stesse attività di mediazione che pure hanno dimostrato in svariate occasioni la loro efficacia nell'abbassare la tensione e nel decongestionare la piazza. La mia informativa si baserà anche sugli elementi fornitimi dal capo della polizia e si soffermerà su alcuni interrogativi che hanno caratterizzato il dibattito politico e mediatico sviluppatosi nei giorni successivi. L'iniziativa di Roma ha visto, come è noto, una partecipazione composita e assai eterogenea. Accanto infatti a esponenti di gruppi e movimenti politici appartenenti sia alla destra radicale che alla galassia della sinistra antagonista e alla componente anarchica, vi hanno preso parte rappresentanti di categorie economiche e anche semplici cittadini intenzionati a contestare le misure del contenimento del Covid, ritenendole l'espressione di un disegno autoritario volto ad affermare la cosiddetta dittatura sanitaria. Un primo aspetto da chiarire attiene all'adeguatezza del dispositivo di ordine pubblico approntato dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza in relazione all'elevato numero di manifestanti, tra le 10 e le 12.000 persone, riversatosi a Piazza del Popolo e nelle altre strade del centro di Roma. È stata rimarcata infatti una sproporzione tra i due elementi in raffronto, al punto da interrogarsi se ci sia stata o meno una sottovalutazione dell'evento, dipesa anche da una carenza del circuito informativo. Chiarisco che gli organizzatori della manifestazione, nel darne il prescritto preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, avevano indicato in 1.000 persone il numero orientativo dei partecipanti. Avuto però riguardo al fatto che l'iniziativa si sarebbe tenuta appena una settimana prima dell'introduzione dell'obbligo di Green Pass, le stesse autorità hanno ritenuto che l'affluenza effettiva si andasse invece ad attestare sulle 3-4.000 unità. Coerentemente a tale previsione, la forza pubblica messa a disposizione della Questura di Roma era di 590 elementi, a cui si andavano a sommare 250 operatori della forza territoriale, appartenenti anche all'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Pertanto, il dispositivo complessivo poteva contare su 840 unità effettive, da ritenersi pienamente adeguato in termini di proporzionalità rispetto alle stime previsionali. Non sono poi mancati, nella stessa mattinata del 9 ottobre, diffusi controlli su caselli autostradali, agli snodi della mobilità cittadina, che avevano portato all'individuazione e identificazione di poco meno di un migliaio di manifestanti, provenienti prevalentemente dalle regioni del nord Italia, segnalando un flusso in arrivo in linea con quello preventivato. Anche le manifestazioni di Piazza del Popolo, al pari delle precedenti contro il Green Pass e le altre Nomax e Novax, era stata preannunciata da un'intensa campagna informativa lanciata sui più diffusi social network. Tuttavia, diversamente dalle precedenti manifestazioni, che pur sostenute dallo stesso ampio battage, avevano fatto registrare presenze assai contenute e ben distanti dagli enfatici richiami degli organizzatori, quella del 9 ottobre inaspettatamente ha attirato un numero di partecipanti più che triplicato rispetto a quello previsto, addentatosi in poco tempo in Piazza del Popolo. Peraltro, l'assenza di elementi informativi di qualsivoglia fonte non consentiva di prefigurare un indice di partecipazione così anomalo rispetto ai precedenti. Un altro aspetto critico attiene alla partecipazione di esponenti di Forza Nuova. Tale presenza, che ha complessivamente raggiunto circa 200 unità, non fa che confermare l'acceso interesse di questa formazione, notoriamente appartenente all'area della destra radicale ed estremista, ad acquisire, attraverso l'adesione alla protesta, spazi di visibilità che ne accrescono il bacino di consenso. Gli esponenti di spicco di Forza Nuova,
che hanno preso parte alla manifestazione si sono poi evidenziati soprattutto nella fase degli scontri e durante l'assalto alla sede della CGIL, come dimostrano le misure cautelari disposte nei loro confronti. È stata al centro dell'attenzione la presenza in Piazza del Popolo di un noto esponente romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, vice segretario nazionale del Movimento. Da più parti, infatti, si è chiesto come sia accaduto che un soggetto ben noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi delinquenziali, destinatario di un DASPO, con divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, nonché della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, si sia potuto recare a una manifestazione pubblica e vi abbia preso parte attiva. Va chiarito che secondo un rigoroso orientamento che tiene conto dei più recenti esiti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ossia della CEDU e della Corte Costituzionale, in materia di misure di prevenzione, la facoltà di arresto della persona soggetta a sorveglianza speciale, disciplinata dall'articolo 75 del decreto legislativo 159 del 2011, viene ora correlata alla violazione di quelle prescrizioni che abbiano un contenuto determinato e specifico e che siano quindi compatibili con i principi costituzionali. Tale più stringente orientamento è stato oggetto di pregresse interlocuzioni con la magistratura requirente, con riguardo proprio all'applicazione nei confronti del Castellino della generica prescrizione di non partecipare a manifestazioni pubbliche se non dopo averne dato preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. In sostanza, solo la ricorrenza nel pomeriggio del 9 ottobre di altri validi motivi di legge ne hanno poi potuto giustificare a diverso titolo l'arresto. È stato riportato dai vari servizi giornalistici che Giuliano Castellino, salito sul palco di Piazza del Popolo, ha indicato a tutti i manifestanti con particolare violenza verbale che di lì a poco si sarebbero diretti verso la sede della CGIL per assaltarla. Sicché ci sarebbe stata una sorta di proclama di un disegno criminoso a cui non si sarebbe data un'adeguata risposta. Da qui una lettura politica che, utilizzando espressioni riecheggianti stagioni drammatiche della nostra storia della Repubblica, tende ad accreditare la tesi secondo cui tale disegno sarebbe stato quasi assecondato nella sua attuazione dal comportamento delle forze dell'ordine. Devo respingere fermamente questa lettura. Perché essa, oltre a non tener conto del susseguirsi dei fatti, insinua il dubbio che le forze di polizia, a cui dobbiamo la difesa delle istituzioni e il mantenimento della pace sociale, si prestino a essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle forze dell'ordine, le quali nella manifestazione... Colleghi, colleghi, dobbiamo far continuare il ministro. Colleghi, colleghi, Del Mastro delle Vedove, per favore, per favore. Le quali nella manifestazione del 9 ottobre scorso hanno pagato il tributo di ben 41 feriti, anche per fronteggiare i facinorosi intenzionati ad assaltare le sedi istituzionali. Se poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti, sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo era prevista, come normale,
la presenza di agenti in borghese appartenenti alla Digos con compiti di osservazione e monitoraggio e anche di mediazione con i manifestanti. Agli stessi compiti era detto anche l'operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini diffuse dai social, presente all'azione di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della polizia. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Si tratta dello stesso agente che più tardi aggredì... Del mastro delle vedove, la richiamo all'ordine. Del mastro delle vedove. Andiamo avanti, dobbiamo far terminare il ministro. Colleghi, del mastro delle vedove. Colleghi, non è aperto il dibattito su quest'ora con noi. Prego. Colleghi, del mastro delle vedove, mascherina, perfetto. Colleghi, deputato Fiano, Sensi, colleghi, andiamo avanti. Deputato Mollicone, la richiamo all'ordine, prego. Si tratta dello stesso agente che più tardi, aggredito da un manifestante, da lui arrestato e tuttora in stato di detenzione, ha reagito in modo scomposto. Per questo motivo si è autosegnalato e ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ritornando alla figura e al ruolo di Giuliano Castellino, è importante precisare la tempistica dei suoi interventi dal palco di Piazza del Popolo, soprattutto rispetto ad un altro punto critico che quindi intendo approfondire, e cioè l'assalto alla sede della CGIL. Dopo aver preso la parola una prima volta, poco dopo le 15, senza fare alcun riferimento alla CGIL, Castellino riprende a parlare in pubblico alle 16.30, ossia un quarto d'ora dopo che Luigi Aronica, altro esponente di Forza Nuova, facesse richiesta ai responsabili della sicurezza di consentire lo svolgimento di un corteo che, attraversando Villa Borghese, arrivasse fino alla confluenza con Corso d'Italia. Nei pressi della sede della CGIL, i manifestanti, secondo la richiesta in quel frangente formulata ma non autorizzata, si sarebbero soffermati a loro dire per scandire slogan di protesta e disapprovazione. È evidente dunque come l'intenzione dei manifestanti di dirigersi verso la sede sindacale non sia stato il frutto estemporaneo dell'incitamento del Castellino, bensì forse emersa già prima, in quanto oggetto di un'esplicita richiesta in corso di valutazione da parte delle autorità di polizia, le quali frattanto avevano invitato i manifestanti ad attendere anche al fine di indicare loro eventuali percorsi e siti alternativi. Alle 16.45, senza che fosse stata accordata alcuna autorizzazione, un considerevole numero di dimostranti, circa 3.000, iniziava improvvisamente a muoversi in corteo verso Piazzale Flaminio con l'intenzione di raggiungere Piazzale del Brasile. L'avanzata dei manifestanti è avvenuta in maniera impetuosa quanto disordinata e per un breve momento è riuscita a superare gli stessi operatori della polizia. Ciò ha fatto sì che le forze dell'ordine abbiano accusato una grave difficoltà di reazione causata essenzialmente da una situazione venutasi ad accelerare in pochissimi minuti. Non di meno, esse sono intervenute immediatamente per frenare la rapida avanzata del corteo, anche invitando i manifestanti a desistere e allo stesso tempo per predisporre la rimodulazione dei servizi al fine di approntare una barriera di contenimento in Piazzale del Brasile alla confluenza con Corso d'Italia. In questa fase assolutamente dinamica, i funzionari di polizia hanno avuto interlocuzioni anche con Castellino, il quale frattanto aveva raggiunto la testa del corteo, interlocuzioni che erano tuttavia esclusivamente funzionali a guadagnare tempo per il rischieramento del personale e dei mezzi.
Alle 17 in piazzale del Brasile si sono schierate 6 squadre dei reparti inquadrati per un totale di 60 uomini dirette da un funzionario della Polizia di Stato, mentre ulteriori 2 squadre per complessive 20 unità andavano a posizionarsi nei pressi della sede della CGIL. Frattanto un consistente dispositivo di contenimento veniva disposto verso via del Tritone per fronteggiare il prevedibile concomitante tentativo dei manifestanti di raggiungere le sedi istituzionali. Il numero esorbitante dei partecipanti al corteo e anche il loro impeto hanno tuttavia rappresentato una forza d'urto capace di superare lo sbarramento velocemente approntato a Piazza del Brasile, aprendo un varco ai manifestanti, dei quali circa 1.500 si dirigevano verso l'ingresso principale della CGIL, mentre gli altri defluivano verso via Veneto con il chiaro intento di arrivare a ridosso di Palazzo Chigi e Montecitorio. Durante questa turbolenta fase di scontro, caratterizzata da un'evidente sproporzione tra la massa dei manifestanti e le forze dell'ordine in campo, impegnate a coprire vari fronti, è rimasto seriamente ferito, riportando la frattura di una costola, il funzionario della Polizia di Stato che comandava i nuclei in servizio. L'intervento delle forze di polizia a difesa della CGIL, pur avvenuto in un frangente di estrema concitazione, si è dispiegato, almeno inizialmente, in modo tale da non evitare il prevalere dell'azione eversiva. È accaduto perciò che grazie all'effrazione di una finestra laterale avvenuta alle 17.27, un piccolo gruppo di facinorosi sia riuscito a penetrare all'interno del piano terra e conseguentemente a forzare la porta principale d'ingresso, consentendo anche ad altri manifestanti presenti all'esterno l'accesso all'edificio. Questo è stato il momento più drammatico di quel sabato pomeriggio e che ha turbato fortemente l'opinione pubblica per la violenza dell'azione distruttiva e per lo sfregio alla democrazia che esso ha rappresentato. Un momento durato 8 angoscianti minuti e che ha avuto il suo apice dalle 17.32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, alle 17.35, allorché le forze di polizia riprendono il pieno controllo della situazione, liberano i locali della CGIL, proteggendoli dalle ulteriori possibili pressioni dei manifestanti. I principali responsabili di questo vile assalto, in virtù dell'istituto della flagranza differita, sono stati tratti in arresto. Si tratta di 6 persone accusate di devastazione e saccheggio, istigazione a delinquere, danneggiamento, violazione di domicilio aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutte le persone arrestate sono ancora detenute in custodia cautelare. Le misure coercitive hanno raggiunto i 2 capi di Forza Nuova, Roberto Fiore, Giuliano Costellino, il loro sodale Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, esponente di un'organizzazione della destra radicale, Pamela Testa, aderente a Forza Nuova, dopo essersi evidenziata in occasione di manifestazioni no mask, e infine Biagio Passaro, tra i leader del movimento Io Apro. Informo che sono in corso serrate attività di indagine e verifiche dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per individuare altri responsabili di condotte penalmente rilevanti in relazione ai fatti accaduti presso la sede della CGIL. Tale attività ha portato ieri sera all'esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di ulteriori 2 persone riconosciute grazie alle immagini che le ritraggono durante l'assalto alla sede sindacale. Si tratta di Massimiliano Ursino e Lorenzo Franceschi, appartenenti entrambi al sodalizio Forza Nuova, accusati di devastazione e saccheggio in concorso con altri e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un ulteriore punto da approfondire è poi rappresentato dall'inedito tentativo di portare effettivamente l'assedio a Palazzo Chigi e a Montecitorio, dando così seguito
a propositi quasi di carattere istituzionale, minacciati anche in precedenza attraverso i social. Per lunghe ore una fiumana di manifestanti provenienti in prevalenza da Via del Tritone ha tentato a più riprese di avvicinarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con intenti palesemente ostili. Gli scontri si sono poi susseguiti nella adiacente Via del Corso e anche in prossimità di Largo Goldoni, laddove i manifestanti hanno eretto improvvisate barricate al riparo delle quali hanno lanciato vari oggetti contundenti all'indirizzo delle forze dell'ordine. Nell'occasione gli assalti, come hanno mostrato le immagini in diretta televisiva, sono stati contenuti con l'impiego di lacrimogeni, di mezzi speciali, idranti. Si è dovuto ricorrere a cariche di alleggerimento per disperdere i manifestanti più esagitati, allorché i loro tentativi di sfondamento si facevano più intensi e pericolosi. Tra le forze di polizia si sono alla fine contati, come ho detto, 41 feriti, 11 dei quali appartenenti alla questura capitolina, 21 al reparto mobile di Roma, 3 all'arma dei carabinieri, 6 alla guardia di finanza. In occasione degli scontri si è proceduto all'arresto in flagranza di altre 6 persone, 5 delle quali per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e una per lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria. Il dispositivo di sicurezza che ha protetto le sedi istituzionali più rappresentative, quelle del Governo nazionale e del Parlamento, ha dunque fronteggiato una situazione che per dimensione, intensità e durata non ha avuto precedenti. La giornata del 9 ottobre si è conclusa registrando presso il pronto soccorso del Policlinico di Roma un ulteriore episodio collegato ai disordini avvenuti nel pomeriggio. Intorno alle 24, alcuni familiari di Paolo Marchetti, manifestante rimasto contuso nei tafferugli e sottoposto a triage per le cure del caso, cercavano di raggiungere il loro parente, il quale, dopo aver riferito di non essere vaccinato, aveva anche rifiutato di sottoporsi al tampone. I parenti del Marchetti, inveendo all'indirizzo dei sanitari, tentavano un accesso forzoso all'interno del pronto soccorso, non riuscito grazie agli interventi degli agenti della Polizia di Stato, anch'essi presenti occasionalmente sul posto per le necessità mediche determinate dall'incidente avvenuto poco prima. In quel frangente lo stesso manifestante dava in escandescenza, aggredendo il personale infermieristico e spintonando un operatore sanitario che tentava di fermarlo. Il Marchetti si è poi allontanato dall'ospedale unitamente ai suoi familiari. La Digos sta svolgendo un'attività di indagine per valutare gli aspetti penali delle condotte venute in rilievo durante l'episodio, che comunque non ha determinato la devastazione dei locali sanitari richiamata da alcune testate giornalistiche. Passo ora a riferire sui fatti accaduti sabato scorso a Milano. Nel primo pomeriggio, intorno alle 16, si è radunato a Piazza Fontana un folto numero di manifestanti che protestavano contro l'introduzione delle certificazioni verdi. La composizione dei partecipanti è risultata, come al solito, molto variegata, con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di circa 80 persone riconducibili all'area anarchica. L'iniziativa ha visto l'immediato intervento delle forze di polizia, le quali hanno provveduto a predisporre nuclei di sbarramento sulle principali vie di uscita dalla piazza, avvertendo i partecipanti che la stessa iniziativa sarebbe potuta proseguire solo in forma statica e delle conseguenze legali dell'inosservanza di tali indicazioni. La manifestazione, che ha visto l'iniziale partecipazione di qualche migliaio di persone, già intorno alle 17, raggiungeva però circa le 3.000 presenze. Poco dopo, i manifestanti, interloquendo con i responsabili dell'ordine pubblico, hanno espresso l'intenzione di volersi indirizzare verso la Camera del Lavoro, ma è stato categoricamente escluso che tale destinazione potesse essere ricompresa in qualunque forma dinamica della protesta. A 17:30 i dimostranti si sono mossi in direzione di Piazza del Duomo,
dove nel frattempo si era provveduto a proteggere i punti più sensibili, proseguendo quindi per Piazza San Babila, lungo Corso Venezia, sino a raggiungere Piazza Oberdan. In quel frangente, con ulteriori contingenti di forza pubblica, coordinati da funzionari, si è provveduto anche a proteggere la sede del quotidiano Libero, già oggetto di contestazioni in precedenti analoghe manifestazioni. V'è da dire che l'iniziativa vedeva intanto incrementare i partecipanti, raccogliendo in quel momento 8.000 unità circa. E in questa fase che uno sparuto gruppo di militanti anarchici ha tentato di proseguire verso Corso Buenos Aires. Tuttavia, tale improvvisa devastazione è stata fronteggiata e impedita grazie all'invio di un ulteriore contingente di polizia rimasto sul posto sino al completo passaggio dei manifestanti. Nello stesso tempo, circa 80 anarchici appartenenti al centro sociale Telos di Saronno raggiungevano la testa del corteo per tentare un'ulteriore deviazione verso la sede della Regione Lombardia, ma anche in questo caso venivano prontamente bloccati, mentre intanto si provvedeva a proteggere quella sede istituzionale con un apposito presidio. Anche successivamente i manifestanti, con ripetuti tentativi di deviazione del corteo, hanno provato a indirizzarsi verso altri obiettivi sensibili, tra le quali la sede del Corriere della Sera, della Camera del Lavoro, del Tribunale, di Assa Lombarda. Anche queste continue e ripetute manovre, che intendevano trascinare le forze di polizia verso uno scenario di guerriglia urbana, sono state contenute e respinte in virtù di un notevole dispendio di energie necessario a proteggere tutti i vari possibili obiettivi, tra i quali anche quello della stazione centrale opportunamente presidiata. I fatti accaduti a Milano, durati diverse ore, hanno creato una prolungata situazione di disagio alla cittadinanza, sia per il blocco veicolare, che in taluni momenti ha compromesso la circolazione, sia per il clima di tensione che ha interessato le principali vie del centro. In occasione della manifestazione sono stati eseguiti 2 arresti in flagranza per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, per i quali è già avvenuta la convalida, nonché 8 fermi per identificazione per altrettanti soggetti indagati per i reati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e mancato preavviso di manifestazione pubblica. Informo che eventuali responsabilità verranno accertate a carico di altre 66 persone, la cui posizione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Riguardo a quanto avvenuto ieri mattina a Trieste, ritengo sia necessario un preliminare chiarimento. La manifestazione era stata preceduta da un'intensa attività di confronto e di mediazione che ha visto impegnati per diversi giorni il prefetto di Trieste, il presidente della locale autorità portuale, in uno strenuo tentativo di scongiurare che l'iniziativa di blocco delle attività dello scalo Giuliano venisse attuata, e ciò in considerazione dei gravi danni che ne avrebbe sofferto non solo quell'importante sito della logistica, ma anche l'intera filiera produttiva e distributiva che vi è collegata. L'iniziativa era stata assunta dal Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste, che ha peraltro una rappresentanza dei lavoratori minoritaria, ed è stata immediatamente oggetto di strumentali adesioni da parte di ambienti ideologizzati, sebbene non sia mancata una marginale presenza anche di altre categorie. Elemento quest'ultimo che fa riflettere rispetto a quella trasversalità politico-ideologica della protesta No Green Pass, capace di far convergere formazioni e gruppi anche contrapposti sull'obiettivo comune della violenta opposizione alle istituzioni e alle misure di prevenzione sanitaria. Tengo anche a precisare che la proclamazione dello sciopero indetto per ben 5 giorni, cioè dal 15 al 20 ottobre, era stato oggetto di una comunicazione da parte della Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,
che ne aveva rilevato l'illegittimità, sia sotto il profilo del mancato rispetto del termine del preavviso, sia sotto quello dell'inosservanza della regola della rarefazione oggettiva, preordinata a evitare gravi pregiudizi alla continuità del servizio e relativi riflessi sull'utenza. Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero, ai risvolti di illecità che vi erano connessi, dal 15 ottobre è stato attuato un presidio al varco 4 del molo 7 del Porto Giuliano, che ha visto nella sua punta massima la presenza di 8.000 manifestanti. Grazie tuttavia all'utilizzo degli altri varchi disponibili, le attività portuali, cui ha potuto accedere la stragrande maggioranza dei lavoratori in disaccordo con la protesta, non hanno subito un blocco e hanno continuato a svolgersi regolarmente, seppure registrando alcune criticità. La presenza a Trieste è divenuta polo di attrazione della protesta contro il Green Pass di migliaia di manifestanti provenienti anche da altre regioni d'Italia e proseguita anche nelle giornate successive di sabato e domenica, di fatto impedendo ad oltre 700 mezzi pesanti di raggiungere l'area portuale per effettuare le operazioni di carico e scarico, nonché di eseguire lo sbarco delle merci da una nave attraccata allo stesso molo settimo. A fronte di tale situazione, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, il prefetto di Trieste ha indetto un comitato urgente per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici locali delle forze di polizia, dell'autorità portuale, del procuratore della Repubblica. Si è condiviso in quella sede di effettuare per la mattina seguente lo sgombro del varco quarto, in considerazione dei disagi già accusati e destinati ad aggravarsi. Alle 8.30 di lunedì 18, pertanto, hanno avuto inizio le operazioni di sgombro dell'area portuale interessata e, nonostante il ripetuto invito del dirigente del servizio di ordine pubblico a liberare il sito, i manifestanti hanno improvvisato un sit-in bloccando l'avanzamento di uomini e mezzi e hanno anche rifiutato la proposta di trasferirsi in un'altra piazza per continuare in quella sede la protesta. Nei momenti di maggiore tensione, in cui si è prefigurato il chiaro pericolo di una degenerazione della situazione dell'ordine pubblico, è stato necessario ricorrere all'uso dei mezzi idranti e dei lacrimogeni per superare la resistenza opposta dai manifestanti più esagitati. Si è fatto ricorso pertanto a un intervento tecnico-operativo che ha avuto caratteristiche analoghe a quelle già illustrate in relazione ai fatti di Roma accaduti in prossimità di Palazzo Chigi e Montecitorio. Anche durante le fasi più concitate, il confronto con i manifestanti è stato sostenuto con moderazione e modalità di contenimento della forza, come dimostra il fatto che, nonostante la presenza di migliaia di persone, la gran parte del tutto estranea alle maestranze portuali, non si siano registrati che pochissimi casi di malore, 3 soltanto tra i partecipanti, dovuto allo stato di panico per la ressa. 3 operatori del reparto mobile hanno riportato lievi contusioni. A seguito dello sgombro dell'area portuale, la protesta, con la presenza di circa 200 manifestanti, ha impegnato anche le zone attigue al porto e il centro cittadino, in cui per alcune ore del pomeriggio si sono registrati tafferugli con le forze dell'ordine, al cui indirizzo sono stati lanciati sassi e bottiglie. Anche in questo caso si è fatto ricorso all'uso di idranti e lacrimogeni. Allo stato risultano deferite all'autorità giudiziaria 4 persone per i reati di interruzione di pubblico servizio, istigazione a disobbedire alle leggi, nonché per mancato preannuncio di manifestazione ai sensi dell'articolo 18 del testo unico del TULPS. Sono in corso attività di indagine per identificare eventuali altri autori di condotte delittuose. Nella serata di ieri, una delegazione del Comitato di Coordinatore Lavoratori Portuali di Trieste, insieme ad altri rappresentanti del variegato mondo Green Pass, sono stati ricevuti dal prefetto ed è stato chiesto di poter avere un incontro con un esponente del governo a fronte dell'impegno a non riproporre il blocco delle attività portuali, a liberare Piazza Unità d'Italia, dove frattanto era stato istituito un presidio, e a spostarsi in un'area del Porto Vecchio. Informo, dopo
breve tempo è stata comunicata la disponibilità del ministro Patuanelli, sorretta ovviamente dal mantenimento degli impegni assunti, a presenziare a un incontro prossimo. Informo che attualmente l'area portuale di Trieste è tornata pienamente agibile e che non si registra alcuna criticità nelle attività dello scalo. La difesa dell'ordine pubblico ha sempre corrisposto ad un impegno severo quanto delicato. Lo è divenuto in modo particolare in questo difficile periodo in cui la protesta ha finito per investire minacciosamente pressoché ogni ambito, quello politico-sindacale come quello sanitario, scolastico, facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere. Rileva anche il carattere sfidante di questa protesta, intenzionata a non fermarsi, nonostante gli inviti alla moderazione e a proseguire a oltranza per raggiungere il suo scopo, organizzando ripetutamente presidi, fiaccolate e sit-in. L'obiettivo che dobbiamo prefiggerci è guidare il Paese ad uscire dalla pandemia senza che le effervescenze della conflittualità producano traumi o ferite profonde. L'andamento delle manifestazioni svoltesi nell'ultimo fine settimana fa sì che non si possa in alcun modo abbassare la guardia e anzi induce a mantenere costantemente massima l'attenzione per garantire che non sia turbata la tranquillità della comunità nazionale. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è garantire il doveroso equilibrio tra il diritto di manifestare anche il proprio dissenso e la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali. Garantisco, nella mia responsabilità di Ministro dell'Interno, in coerenza con i valori che hanno accompagnato la mia lunga esperienza al servizio della Repubblica, che tutti i cittadini potranno essere certi che questi due diritti saranno sempre tutelati nel rispetto dei principi democratici che sono alla base del nostro Paese. Grazie. Colleghi, colleghi, passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi delle componenti politiche del gruppo misto. Ha facoltà di parlare la deputata Baldino. Prego, prego. Colleghi, colleghi. Prego, deputata Baldino. Grazie Presidente, signora Ministra, Governo. Le immagini che abbiamo visto sabato scorso a Roma, ieri a Trieste, ma anche a Milano, sono immagini che non vorremmo mai vedere. Fa effetto, Ministra, vedere le due piazze e fa effetto osservare come la reazione dello Stato non sempre sia stata adeguatamente preparata, come nel primo caso, quello di sabato, quando nel pieno di una piazza composita un gruppo di facinorosi e violenti ha deciso di assaltare la sede del più rappresentativo sindacato nazionale, evocando e richiamando i tempi più bui della nostra storia repubblicana, quando il sindacato, inteso come presidio della classe lavoratrice, rappresentava un obiettivo storico dello squadrismo fascista. Fa effetto vedere come quello stesso gruppo, capitanato da una persona che non ci doveva e non ci poteva stare lì, avesse minacciato anche di procedere verso altri obiettivi sensibili, simbolo dello Stato democratico e delle istituzioni, come le sedi del governo e del Parlamento. A quel punto, i pochi uomini e donne in campo hanno concentrato i loro sforzi come meglio hanno potuto. Dico pochi uomini e donne perché se un cortocircuito c'è stato, e noi riteniamo che ci sia sicuramente stato, come peraltro ha riconosciuto anche lei, Ministra, abbia riguardato prima di tutto la non corretta valutazione della quantità delle persone attese in piazza. Questo deficit informativo ha senza dubbio compromesso la gestione corretta e ottimale dell'ordine pubblico, gestione che, come certamente saprà chi ha ricoperto l'incarico di Ministro dell'Interno, compete agli organi di pubblica sicurezza territorialmente competenti. Voglio essere molto chiara: che ci siano stati degli errori è innegabile ed è nostro dovere ora capire come e perché
cosa e perché non abbia funzionato e fare in modo che simili episodi non si ripetano più. Agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine va ancora il nostro ringraziamento per il grande sforzo che gli stiamo chiedendo in questa fase politica e sociale così concitata e controversa. E fa effetto anche osservare come una parte del centrodestra che ha fatto della strenua difesa delle forze dell'ordine proprio la sua bandiera politica, in questo caso pur di colpire un obiettivo politico di turno, si lasciano andare oggi ad accuse indegne nei loro confronti. Fa effetto, dunque, osservare come movimenti di piazza vengano strumentalizzati e plasmati a proprio uso e consumo, pur di continuare a mandare messaggi ambigui, sposando tesi no vax, no pass, no mask, pur di continuare a speculare sui sentimenti di malessere che esistono. Sono state mosse accuse molto pesanti a questo governo. Si è parlato di complotto e di strategia della tensione, affermazioni serie e gravi che non hanno di certo contribuito ad alleggerire un clima già di per sé molto teso. E siamo convinti che tutto questo non porterà da nessuna parte. Non si può dare solidarietà alle forze dell'ordine da una parte e poi gridare al complotto dall'altra, insinuando il dubbio nei cittadini ancor prima di avere chiarezza e contezza di quanto sia effettivamente accaduto. La politica ha il dovere di ascoltare le piazze, ma anche il dovere di saperle riconoscere e di distinguere quando un moto è legittimo e pacifico e risponde ad uno stato di effettivo disagio rispetto a quando quello stato di disagio viene cavalcato da gruppi di violenti che hanno come obiettivo quello di destabilizzare, sovvertire i principi dello Stato democratico. E bisogna riconoscere e prendere le distanze. Allora osserviamo la realtà. La realtà ci dice che in una situazione di crescente sgomento di settori sempre più alti della nostra società, mentre rischiano di dilagare povertà, disuguaglianza, disoccupazione, i movimenti di estrema destra, ma anche di anarchici, non riconducibili sempre solo ad una certa ideologia, trovano gli spazi lasciati vuoti dalla politica. Allora la politica e le istituzioni hanno un dovere, che è quello di riempire nuovamente quegli spazi, di non bollare e liquidare i movimenti di piazza come dei puri e semplici rigurgiti fascisti. Si rischierebbe di sottovalutare il fenomeno e questo non fa altro che alimentare quella distanza sempre più netta tra popolo e politica che i dati delle urne ci hanno consegnato in una fotografia molto chiara, direi quasi plastica. Abbiamo bisogno di una politica che ascolti per dare risposte, non di una politica che strumentalizza senza saper dare risposte. Noi dobbiamo parlare alle persone che manifestano un malessere diffuso, che si sta concentrando in questo momento sulla questione del Green Pass e che non va sottovalutato. I cittadini hanno bisogno di certezze. Per questo chiediamo al governo parole di chiarezza rispetto alla stagione che si aprirà se i dati buoni che stiamo osservando si consolideranno. Dal primo giorno della pandemia il governo in carica ha intrapreso ogni decisione facendosi orientare sempre da due principi cardine, adeguatezza e proporzionalità. Ogni misura deve essere suffragata e sostenuta da questi due principi. Così è stato quando non conoscevamo gli effetti della pandemia e quando abbiamo dovuto chiedere a tutti i cittadini sacrifici enormi, mentre altri urlavano liberi tutti, strumentale e sconsiderato ai fini elettorali. Così deve essere in questa fase, ma questa volta tutte le forze politiche devono essere unite. Chiediamo quindi al governo, proprio per ascoltare il malessere diffuso, ma anche per rispetto dei cittadini che hanno osservato sempre diligentemente ogni misura ritenuta necessaria, di prevedere quella soglia scientificamente adeguata entro la quale allentare queste misure. Lo diciamo davvero con spirito collaborativo e responsabile e come Movimento 5 Stelle continueremo a lavorare e a portare avanti la nostra proposta dei tamponi a prezzi calmierati per venire incontro alle esigenze non solo di chi non si vuole vaccinare ma di tutte le famiglie che anche vogliono fare uno screening e questo screening non deve pesare sul bilancio familiare. Non si penalizzino quindi
le libere e pacifiche manifestazioni di dissenso, ma si predispongano tutte le cautele attraverso quell'equilibrio che citava lei, Ministra, per affrontare nel modo più efficace questa fase politica e sociale così delicata. Il nostro compito ora è quello di alleviare il sentimento di disagio e confusione che aleggia nella società. Possiamo farlo solo parlando con un linguaggio univoco, senza alimentare ulteriori contrasti, né paventare presunti complotti e instillare nei cittadini paure e insicurezze che in questo momento proprio non servono. Grazie. Chiesto di intervenire il deputato Tonelli, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro Lamorgese, desidererei in premessa stigmatizzare l'irrispettosità e l'inopportunità con le quali lei in più occasioni ha posto in essere la sua difesa preventiva, sostenendo che quelli rivolti alla sua persona dalla Lega sono solamente degli attacchi personali. Come potrà riscontrare il gruppo Lega i suoi buoni motivi per avere riserva sul suo operato e nel doveroso rispetto delle prerogative parlamentari darà il proprio contributo al dibattito. Nella sua informativa sui noti fatti del sabato 9 ottobre a Piazza del Popolo emergono in maniera dirompente le falle della sua azione. Settimane prima dei noti fatti lei aveva messo in guardia su pericolose congiunture. I toni salgono, rischio di lupi solitari ed estremismi nelle manifestazioni. La Repubblica 10 settembre 2021. E allora? Come mai il dispositivo di prevenzione non ha per nulla funzionato? Come mai al Castellino e ai suoi sodali è stato consentito di raggiungere la piazza, di salire sul palco e aizzare la folla contro la CGIL? E dobbiamo, per quanto questa espressione possa espormi, individuare i soggetti come dei rubagalline del disordine pubblico. E lei si è fatta mettere in scacco da questi? Come mai, in due ore dal nefasto invito, non sia stato possibile inviare la forza necessaria a proteggere l'obiettivo sensibile che si badi bene? Si badi bene, era tale anche a priori, Castellino o non Castellino, visto che era nelle vicinanze del luogo dove si teneva la manifestazione e la CGIL era stato oggetto di non secondarie polemiche da alcuni ambienti aderenti alla manifestazione stessa. Alla CGIL va la nostra vicinanza e a tutte le vittime in genere della protervia, dell'arroganza e della violenza. In Italia dobbiamo ricordarci che manifestare pacificamente senza armi è un dovere, ma è anche un diritto. È un diritto ed un dovere, perché il proprio pensiero va manifestato. Sono i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della nostra Carta. La sua informativa, signor Ministro, ci appare come un goffo tentativo di autoassolversi, alla strega di quella del rave party di Viterbo, nella quale si tentò maldestramente di deviare l'attenzione su una responsabilità inaffrancabile dell'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e la risposta se la può dare da sola. E se invece di essere un gruppo di 10.000 sbalestrati intenti a inebriarsi di droghe decibel in gran parte straniere si fosse trattato di un gruppo con finalità eversive? Ci saremmo aspettati oggi come ieri una missione delle falle del sistema, una loro analisi e la indicazione degli strumenti per far sì che ciò che è stato non accada più. Valutiamo molto negativamente la sua intransigente linea di autoderesponsabilizzazione che rileviamo essere una costante fissa sulle materie di competenza del Viminale. Poche settimane fa Rimini ha affermato che i tragici fatti in cui un somalo, noto per la sua aggressività, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, itinerante da anni in Europa e richiedente asilo in più nazioni, ha accoltellato numerose persone, tra cui un bambino al collo. Sarebbero potuti accadere dovunque quei fatti. Cosa dire poi sul fronte dell'immigrazione, che scolpisce sulla roccia un totale fallimento rappresentato dalla decuplicazione dei dati in ingresso? Questi ultimi impongono necessariamente di dover riflettere sul fenomeno migratorio e sulla gestione dello stesso, perché la questione apre collettori immensi di responsabilità, non solo politiche, ma anche morali,
verso coloro che sono deputati a gestire il problema e chi subisce situazioni inaccettabili. Stiamo sopportando un flusso migratorio che non riusciamo in alcun modo a gestire e controllare. Con questi numeri e l'attuale situazione economico-sociale, l'integrazione è solo uno slogan ideologico. E a questo punto, forse, è ora di aprire un grosso interrogativo sulla natura tecnica del suo ruolo. Lei si è gettata mani e piedi nel terreno politico e ha tentato un'azione di aiuto, di autoresponsabilizzazione tecnica nascondendosi dietro l'Europa. Un tecnico, se ritiene una trave inidonea, la sostituisce con un'adeguata. Lei invece ha tolto la trave dei decreti Salvini e l'ha sostituita con un fuscello dichiarato inidoneo a Bologna il 14 settembre ultimo scorso, persino dal premier Draghi. Lei ha demolito la scelta politica dei decreti Salvini sostituendola con una non scelta, facendosi scudo della sua natura tecnica, che tale non è, visto che entra a gamba tesa in temi strettamente politici quali lo Ius Soli, o ha intervenuto in città interessate alla campagna elettorale, quali Rimini, promettendo 40 milioni per cittadelle della sicurezza con opere faraoniche, nonostante la stridente contraddizione rappresentata dal fatto che tra poche settimane verrà inaugurata la nuova questura. E qui su questo lancio una riflessione a tutto il Parlamento e ai colleghi delle forze politiche. Se la politica vuole riacquistare dignità e fiducia da parte del corpo elettorale, se vuole riuscire a riparare a quel rapporto sfilacciato, non può nasconderci dietro degli scudi tecnici o falsamente tecnici, perché questo è un errore. Abbiamo visto a Trieste anche ieri, signor Ministro, forse voleva recuperare in parte ciò che non era stato fatto il 9 a Roma. E devo dire la verità, da poliziotto ho visto un'infinità di manifestazioni, soprattutto in un momento come quello, come dice oggi Repubblica, quindi non si può dire certamente che era un nostro comunicato. Non tutti all'interno del Ministero dell'Interno condividono questa impostazione per tre motivi, ossia quello ieri dello sgombro coattivo, perché è giorno di elezioni, perché si tratta comunque di una manifestazione di lavoratori e perché chi è davanti al porto non pare intenzionato a mettere in atto clamorose azioni di disturbo o di devastazione, che ho visto mille volte nell'inerzia di tutti. Da quanto trapela dai sindacati di polizia nei ranghi operativi della questura di Trieste si apprende dell'intervento deciso a Roma con un misto di sorpresa e irritazione. E devo dire che questo sgomento non ha lasciato insensibili tutti noi, la mia persona, ma voglio dire in generale, gran parte dell'opinione pubblica. Hanno visto di peggio, molto di peggio, nell'inerzia totale. E forse ieri questa è stata la scelta più sbagliata. Lei ha demolito la scelta politica dei decreti Salvini, sostituendola con una scelta facendosi solo scudo della natura tecnica, che tale non è. No, scusi. Vede, signor Ministro, guidare il Viminale è un fardello. Ne siamo consapevoli. E lo sa il suo predecessore, Matteo Salvini, che proprio per questo è a processo per aver servito il suo popolo e fatto quello che lei non ha avuto il coraggio di fare. Il suo campo di azione, signor Ministro, è come per tutti i miei colleghi poliziotti, carabinieri, finanzieri, penitenziari, polizia locale, la metà del cielo negativa. E lo dimostrano anche i 41 feriti tra i miei colleghi ai quali va la nostra piena e totale vicinanza e solidarietà. E non si faccia scudo nelle sue informative degli operatori di polizia con parole come ho sentito prima. Non si faccia scudo di questo. Anche per un motivo, nessuno ha pensato in senso negativo, o sono veramente delle quantità infinitesime. Le responsabilità ci emergono molto chiare e si indirizzano verso la gestione del Viminale, verso la sua persona. Come le dicevo, la sua azione è su un terreno estremamente insidioso e negativo, quello della metà del cielo in cui operano i mascalzoni delinquenti, la mafia, la criminalità,
un terreno di lavoro che impone coraggio, determinazione, spirito di servizio e sacrificio, che a volte porta inesorabilmente a sporcarsi le mani in senso nobile e virtuoso. Scelte difficili e combattute, ma necessarie. Glielo dico con chiarezza ed energia. Non si può fare il ministro dell'interno in guanti bianchi, declinando le proprie responsabilità. Il ruolo e il dovere verso gli italiani lo impongono. Su questo dovrebbe imparare dal suo predecessore, chiamato ingiustamente e indegnamente a pagare il prezzo della coerenza e del servizio all'Italia. Colleghi. Ma pensi però, e vado a conclusione, Presidente, provi a immaginare con quanta serenità il senatore Salvini appoggiava il proprio viso sul cuscino all'atto di coricarsi. Pensate, colleghi. Centinaia di donne che non avete fatto voi, di bambini e sventurati, di affogare in mezzo al mare, di avere strappato le grinfie degli schiavisti e della tratta degli esseri umani, migliaia di persone, di aver evitato coltellate alle giugulare dei bambini, strupi, degrado, lavoro nero, spaccio e paura, e togliendo foraggio alla greppia indegna dei predatori autocrati della falsa accoglienza. Concluda. Signor Ministro, concluda. Ci pensi, perché credo che una riflessione se la debba fare anche lei. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Serracchiani, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine. E ancora una volta, in questi giorni difficili, a Roma, a Milano, a Trieste, stanno dando prova di elevata professionalità e assoluta dedizione. A nome del mio gruppo le chiedo inoltre, signora Ministra, di far giungere agli agenti feriti gli auguri di un rapido ristabilimento. Desidero anche ribadire in quest'Aula, nel Parlamento della Repubblica, il nostro sdegno e la nostra condanna per l'assalto e la devastazione alla sede della CGIL, di chiara matrice fascista. Ripeto, di chiara matrice fascista. Un evento gravissimo e inquietante che riporta alla nostra memoria gli anni bui e tragici che precedettero il ventennio. Alla CGIL, al suo segretario, alle iscritte e agli iscritti, rinnovo la nostra solidarietà e vicinanza e voglio qui ricordare la risposta all'offesa fascista verso il mondo del lavoro, offerta dalla bella, pacifica, partecipatissima piazza di San Giovanni di Sabato. In quella piazza della democrazia, della libertà e dei valori costituzionali è stato un onore esserci. Lo dico con rispetto ai colleghi della destra, quella piazza non era elettorale, quella piazza non era di qualcuno, quella piazza era dell'Italia e disertarla è stato un errore. La ringrazio, signora Ministra, per questa informativa circostanziata. Sugli incidenti verificatisi a Roma sabato 9 ottobre, su quelli successivi di Milano e Trieste e sulle linee di azione della gestione dell'ordine pubblico. Questa relazione consente all'intero Parlamento di avere un quadro chiaro sui gravi fatti e quindi di esprimersi in maniera approfondita e ponderata. Il mio auspicio è che almeno in questa occasione si superi la tentazione della propaganda e dell'uso strumentale degli avvenimenti a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, anche perché ormai i ballottaggi sono alle nostre spalle. Signor Presidente, è ancora più evidente, alla luce di quanto abbiamo oggi ascoltato, il disegno eversivo preordinato delle frange di Forza Nuova e delle altre sigle della galassia neofascista che miravano ad assaltare la sede del potere esecutivo, Palazzo Chigi, e la sede del potere legislativo, il Parlamento. Un quadro che definire allarmante è davvero dire poco. Ebbene, dinanzi a questo disegno, che oggi ci è stato descritto in maniera ancora più circostanziata, abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, proprio in quest'Aula, una leader di partito accusare il governo di mettere in atto una, cito testualmente, strategia della tensione. Quindi dobbiamo dedurne
che non i gruppi neofascisti, ma niente meno il governo, cioè il presidente Draghi, la ministra Lamorgese, e dobbiamo supporre anche tutti o quasi tutti i ministri, stanno tentando di danneggiare un partito. E accusa gravissima, stanno tentando di sovvertire l'ordine democratico. Questo governo è custode della democrazia e simili accuse vanno rigettate con la massima fermezza. Già era apparsa poco comprensibile rispetto alle immagini dell'assalto, rispetto agli arresti effettuati, la riluttanza da parte di Fratelli d'Italia e della sua leader, la collega Meloni, a riconoscere la matrice fascista all'origine degli incidenti di sabato e in particolare dell'irruzione nella sede della CGIL. Ma se era incomprensibile questa difficoltà, è stato inammissibile costruire la tesi di un complotto ordito contro la destra, sfruttando o addirittura manovrando gli esponenti neofascisti all'opera sabato. Io credo che anche nella foga delle campagne elettorali dovremmo imparare, colleghi, a usare misura nelle parole, soprattutto quando si evocano tempi e stagioni segnati dal sangue, dalle stragi, dalle bombe, dalle piazze cosparse di cadaveri, dai treni sventrati. Dovremmo evitare di piegare la storia, soprattutto quella tragica e dolorosa di questo paese, agli interessi di giornata, e anche ricordare che i protagonisti di quei tempi, così inammissibilmente richiamati, sono stati gruppi eversivi, neri e rossi, che usavano la violenza omicida per provare a distruggere la democrazia e le istituzioni democratiche. Signor Presidente, signora Ministra, il Paese vive una fase assai delicata. Da un lato i dati della ripresa economica, dei consumi delle famiglie, la fiducia degli imprenditori e, sebbene in misura non ancora soddisfacente, il recupero dei posti di lavoro persi con la pandemia ci fanno guardare al futuro con una certa fiducia. Dall'altra parte però il disagio sociale causato da quasi 2 anni di sofferenze, di restrizioni, di preoccupazioni per la nostra salute e per quella dei nostri cari e un senso diffuso di precarietà e di smarrimento spinge aree certo non maggioritarie ma comunque presenti nella nostra società a protestare e a manifestare nelle piazze col rischio di infiltrazioni e manipolazioni proprio in quel malessere. Anzi, per quanto riguarda la diffusione di informazioni false o deformate sui social media, possiamo dire che la manipolazione è già in atto. Condividiamo dunque l'amarezza per quella che il Presidente della Repubblica ha definito una deriva antiscientifica, che si respira nel Paese accompagnata da atti di violenza che sembrano quasi voler ostacolare la ripresa economica. È una fase questa che forse più che nei mesi passati impone a tutti responsabilità e capacità di procedere con saggezza e lungimiranza sulla strada del rigore e della gradualità che ci ha permesso di fare passi in avanti sicuri per uscire dalla crisi. E in particolare richiede a tutti parole e comportamenti che non mostrino alcuna ambiguità su rilievo assoluto, e cito assoluto, della campagna vaccinale come strumento per sconfiggere la pandemia. È il vaccino, non il tampone, che ci farà vincere questa drammatica battaglia. E perciò, signor Presidente, il tempo dell'unità e della coesione, a cominciare dalla politica. Ed è questo l'appello che mi sento di rivolgere quest'oggi da questi scranni. Unità non è cancellazione delle diversità, soprattutto tra chi è in maggioranza e chi è in opposizione, ma è sforzo comune di vincere questo, prima di tutto, la pandemia. Signora Ministra, appare evidente che quanto avvenuto a partire dal pomeriggio di sabato 9 ottobre rappresenti un evento non omologabile a tutte le altre manifestazioni. È chiaro che la presenza delle frange neofasciste di Forza Nuova e di altri soggetti legati a quest'area all'interno della manifestazione promossa dalle associazioni e dai cittadini contrari all'uso del Green Pass ne ha radicalmente mutato natura e linea di svolgimento, rendendo inefficace la strategia di contenimento perseguita nella gestione dell'ordine pubblico. Apprezziamo che abbia riconosciuto che ci sono state delle sottovalutazioni e che ci siano state delle responsabilità. E per questi motivi, signora Ministra, siamo convinti che adotterà tutti i provvedimenti opportuni e necessari per evitare che ciò avvenga di nuovo. Nei fatti successivi di Milano e di Trieste,
così come lei stessa ci ha descritto, la gestione dell'ordine pubblico, anche nei frangenti assai complessi e rischiosi, come quelli che si sono verificati nel capoluogo lombardo per opera di appartenenti all'area anarchica, non ha registrato le criticità osservate sabato 9 ottobre a Roma. In particolare per Trieste, credo sia giusto esprimere un apprezzamento per l'azione prudente ma ferma a tutela dei lavoratori portuali e dell'attività del porto, che ricordiamolo è per importanza il settimo in Europa, il primo per traffico merci e la porta essenziale per l'intera economia italiana. E davvero mi pare incomprensibile come colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia abbiano potuto accusare proprio le forze dell'ordine di comportamenti brutali verso i lavoratori. In conclusione, la sua relazione, signora Ministra, ci ha fornito un quadro dell'accaduto e indicazioni sulle cose da fare che noi consideriamo positivamente. Nell'azione di contrasto e repressione di tutte le forme di violenza, come quelle accadute nel corso degli ultimi giorni, il Governo sappia di avere il sostegno pieno del Partito Democratico e siamo convinti, speriamo, di tutto il Parlamento. Un'unità che è fondata sulla consapevolezza che siamo immersi da mesi in un tempo tra i più difficili dal punto di vista sociale, economico e produttivo della nostra storia. E che questa crisi, che non ha risparmiato nessuno, ha comunque aggravato squilibri e disparità. Vogliamo e dobbiamo uscire da questa crisi con un paese più forte, con un paese più giusto, più moderno, più capace di proteggere le fasce e le aree più deboli. E questo non sarà possibile, o comunque riuscirà più difficile, senza una tensione unitaria, senza una volontà di coesione, di cooperazione tra tutte le forze, a cominciare da quelle politiche, che consenta di condividere ricette coraggiose e arrivare al più presto possibile all'uscita delle difficoltà. Il Partito Democratico per questo c'è e ci impegnerà. Grazie Ministro. Ha chiesto di intervenire la deputata Calabria, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro Lamorgese. Abbiamo vissuto dei mesi durissimi e guardando al passato da una prospettiva finalmente migliore, quello che appare con grande chiarezza è che se siamo riusciti ad avvicinarci alla fine della fase emergenziale della pandemia, sia come singoli che come collettività, è stato grazie alle regole e alla capacità degli italiani di rispettarle. Sono state infatti le regole del lockdown ad arginare una situazione persino peggiore dei contagi e delle morti che pure abbiamo drammaticamente subito. Sono le regole che hanno deciso le priorità per la somministrazione dei vaccini e che hanno consentito una campagna vaccinale ordinata ed efficace. E sono sempre le regole, l'obbligo del Green Pass tra tutte, a permettere il rientro in presenza degli uffici, la ripartenza delle aziende, la progressiva ripresa di sempre maggiori ambiti di libertà e di socialità per i cittadini. È grazie ai vaccini e al Green Pass che il Paese, come ha autorevolmente evidenziato il Presidente Mattarella, torna a respirare e a vivere, perché sono i vaccini e il Green Pass gli unici strumenti per garantire la salute dei cittadini e la ripresa economica e sociale. Dunque, Ministro Lamorgese, noi le chiediamo di far rispettare queste regole, di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione del Viminale, sia in termini di prevenzione, sicuramente più facile e anche più efficace, che di repressione per impedire il ripetersi degli inauditi fatti che si sono purtroppo verificati a Roma e a Milano lo scorso 9 ottobre. Intendiamoci. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e di riunirsi liberamente è intoccabile. È la Costituzione italiana a sancirlo. Ma quello che è accaduto pochi giorni fa va ben oltre questo diritto. C'è un limite oltre il quale la tolleranza cessa di essere virtù. E se, come detto, il diritto di manifestare pubblicamente è una delle massime espressioni di salute di una democrazia, la violenza è la negazione stessa dei nostri principi democratici. La guerriglia urbana che si è verificata tra le strade del centro di Roma con il lancio di bombe carta, bottiglie e bastoni contro le nostre forze dell'ordine, alle quali desidero rinnovare tutta la nostra vicinanza, stima e solidarietà,
perché in quel momento le forze dell'ordine rappresentano, sono lo Stato, e quindi ogni aggressione, ogni violenza contro le forze dell'ordine è un'aggressione contro lo Stato. Ebbene, quell'assedio non ha nulla a che vedere con la manifestazione legittima del dissenso, e altrettanto vale per l'inaccettabile assalto alla sede della CGIL che ha giustamente e doverosamente suscitato la reazione indignata di tutte le forze politiche, a iniziare proprio da Forza Italia. Allora, Ministro, tornando alle regole, non ne servono di nuove, ma vanno rigorosamente applicate quelle che già esistono, e Forza Italia le chiede dunque tolleranza zero nei confronti di ogni tentativo di far riaffiorare nel nostro Paese lo spettro di una violenza che in questo caso non definirei politica, ma piuttosto legata alla sfiducia nei confronti di quelle istituzioni democratiche che hanno indicato delle regole condivise. E a conferma di questo, non è un caso che le degenerazioni violente a Roma come a Milano non abbiano avuto un solo colore politico, ma siano state fomentate tanto da chi professa teorie neofasciste quanto dagli anarchici. Ci aspettiamo perciò indistintamente una reazione ferma e decisa, quella che una democrazia matura come la nostra si può permettere di affermare contro coloro che provano a metterla in discussione. E ci tengo a sottolineare indistintamente, Ministro, perché riteniamo che piegare quanto accaduto ad una polemica politica contingente, guardando al dito dei ballottaggi delle elezioni amministrative, piuttosto che alla luna, come alcune parti politiche hanno fatto, ha significato una vera miopia di fondo. Quelle di sabato scorso a Roma, a Milano, di ieri a Trieste, non sono semplicemente delle manifestazioni contro il Green Pass, Ministro. Sono delle manifestazioni che rivelano un malessere sociale profondissimo che affonda le sue radici nella disperazione sociale che la politica tutta non ha saputo intercettare. Intendo dire che tutti noi oggi forse ci dovremmo interrogare, prima di tutto e mettendo da parte le ideologie e le nostalgie, su quello che possiamo fare e dobbiamo fare per restituire agli italiani la fiducia nel futuro, la fiducia nello Stato. Forza Italia sostiene convintamente il governo perché crede nel progetto di rinascita e di ricostruzione sociale di questo esecutivo ed ogni giorno lavora e costruisce le politiche di questo governo per la crescita, per lo sviluppo, per l'occupazione. Mentre stiamo parlando abbiamo previsioni di crescita del PIL di oltre il 6%. Parliamo di questo al Paese, raccontiamo quello che stiamo facendo al governo, degli investimenti nel PNRR. Io credo che delle forze politiche responsabili debbano cavalcare i sogni e le speranze degli italiani, non le angosce, le paure, e ancora di più credo che delle forze politiche che ambiscono a guidare il Paese debbano scommettere e promettere il lavoro, non i sussidi. Offriamo attenzione e rispetto, dunque. C'è un'immagine, vedete, che vale più di mille parole, ed è quella dell'abbraccio tra il manifestante e il poliziotto a Trieste, qualcuno lo avrà visto. È la testimonianza più viva del senso di comunità, di condivisione nella legittima diversità di ruoli e di opinioni che penso debba albergare nello spirito di ognuno di noi. Ognuno di noi, italiani, uniti nella più grande delle battaglie che il Paese ha dovuto affrontare dalla Seconda Guerra Mondiale, uniti nel vivere dapprima le necessarie restrizioni e privazioni e poi uniti nel rispettare le regole che ci permetteranno di tornare alla normalità. Uniti perché lo Stato e le istituzioni rappresentano il senso più profondo del nostro essere persone, individui, in una comunità. Vedi, Ministro, noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto l'importanza del Green Pass, uno strumento necessario che sta funzionando, simbolo ed espressione di un dovere morale, oltre che giuridico, quello di considerare la libertà personale non come assoluta, ma come strettamente correlata ai principi costituzionali di solidarietà sociale e di tutela della salute come interesse della collettività. Perché non vaccinarsi non significa solo mettere a repentaglio la propria salute, ma vuol dire anche mettere a rischio la salute degli altri. In particolare dei più fragili, di chi non può sottoporsi al vaccino, e vuol dire inficiare la possibilità di chi soffre di patologie diverse dal Covid di accedere alle cure adeguate. Inoltre, penso che sussista un equivoco di fondo sul tema generale della libertà, perché
Guardate bene, l'alternativa non è tra l'obbligo del Green Pass e la libertà per tutti di circolare liberamente ovunque. L'alternativa è tra l'obbligo del Green Pass e un nuovo lockdown, terzo non datur. E io non penso che ci sia qualcuno in quest'aula fuori da essa che possa credere che il nostro paese, le famiglie, le imprese italiane possano permettersi davvero nuove restrizioni e nuove privazioni. In conclusione, ci uniamo alla tristezza espressa proprio ieri dal Presidente della Repubblica nel constatare che l'esplosione di fenomeni di violenza e di aggressiva contestazione sta avvenendo proprio oggi che vediamo una ripresa incoraggiante economicamente, socialmente, culturalmente. E se è compito di ciascuno di noi contrastare la deriva antifascientifica indicata da Mattarella, a lei Ministro, chiediamo invece di concentrarsi sul far rispettare le regole, perché questo è davvero il presupposto dell'efficacia di qualsiasi azione. Grazie. Chiesto di intervenire il deputato Lollobrigida, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Governo, cittadini italiani ai quali ci rivolgiamo oggi in diretta televisiva, noi siamo qui per una richiesta specifica di Fratelli d'Italia, che il 10 ha prodotto una lettera a lei chiedendo di sapere immediatamente la verità su ciò che era avvenuto nella piazza del 9 ottobre, seguita il lunedì dal collega Fornaro di Leo che ha fatto analoga richiesta. E ci troviamo oggi a conoscere alcuni fatti in diretta televisiva, perché i cittadini devono conoscere e capire bene che cosa avviene qui dentro con la dovuta attenzione che meritano argomenti di questa natura. Abbiamo chiesto di ampliare la discussione perché un'informativa si definisce urgente quando il Parlamento, nella pienezza delle sue funzioni, può conoscere immediatamente, di intervenire immediatamente, specie in una fase contingente come quella di una campagna elettorale, per chiarire i fatti e per capire bene se quello che si sta suscitando nell'opinione pubblica può modificare anche quello che avviene nelle urne. E allora noi avevamo chiesto che avvenisse urgentemente, 10 giorni per informare il Parlamento. Un caso atipico rispetto a fatti così gravi come quelli che sono stati raccontati e quelli che sono stati denunciati. Abbiamo chiesto di ampliare ieri l'informativa ai fatti di Milano, perché i fatti di Milano, come la ministra conferma, sono analoghi a quelli accaduti a Roma. Perché? Perché le forze di polizia hanno dovuto proteggere il quotidiano Libero dall'assalto di squadristi rossi, hanno dovuto proteggere la Camera del Lavoro dall'assalto di squadristi rossi. Vede, collega Serracchiani, noi non abbiamo dubbi a definire le violenze contro la Camera del Lavoro di Roma, la CGIL di Roma, come violenze provenienti da ambienti neofascisti, non abbiamo dubbi. Ci è sfuggita però la definizione e la matrice sui fatti di Milano. Non abbiamo sentito una parola di condanna, cercatela nei giornali, da parte del Partito Democratico, della violenza rossa che, grazie alle forze di polizia, non ha potuto devastare quotidiani, lo ha detto la ministra, non ha potuto aggredire la Camera del Lavoro, la stessa di Roma. E poi ci sono i fatti di Trieste, altrettanto gravi. Qui ancora non è stata definita la matrice. Abbiamo visto però, a poche ore dalla chiusura dei seggi, dopo 5 giorni che quella manifestazione era in corso, la polizia utilizzare quegli idranti che probabilmente non avevano acqua quando si trattava di spegnere i fuochi dei rave di quest'estate, per disperdere una manifestazione di lavoratori che in quel momento non commettevano violenze. Vede, l'articolo 17 della nostra Costituzione, se ancora ha un valore anche in quest'aula, cita che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. C'erano persone armate? Erano persone non pacifiche quelle che erano sulla piazza? Le manifestazioni possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Che cosa è accaduto in quel frangente? Perché non ci ha chiarito perché ci sono state le cariche di polizia a dispendere gente che pregava? La mia solidarietà va a quella piazza, non per l'argomento, che pure ha delle ragioni, perché la vicenda del Green Pass incide sul diritto sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 1 di lavorare.
e va anche correlato con quanto in Europa è stato disposto di divieto di discriminazione dei lavoratori, così dice l'Europa, che scelgono di non vaccinarsi. E lo dice una persona vaccinata, una persona che crede nella vaccinazione, che invita a vaccinare. Però ricominciamo da capo, torniamo al sabato 9, perché lei su sabato 9 ha mentito. E ha fatto ancora una cosa più grave. Io leggo Repubblica, lo cito raramente questo giornale, ma voglio citare quella che è la definizione che il giornale dà del ministro degli interni. Il ministro degli interni è, per definizione, autorità nazionale di pubblica sicurezza e colei che decide. Il dipartimento da cui dipendono le questure ne è lo strumento tecnico operativo che è chiamato ad eseguire. Ministro Lamorgese, non scarichi sulle nostre forze di polizia le sue responsabilità. Si vergogni di avere un atteggiamento così irresponsabile nei confronti degli uomini e delle donne che si sacrificano ogni giorno per garantire la sicurezza nella nostra nazione. Noi dal primo giorno, al contrario di quello che dicono quelli di sinistra, abbiamo sempre distinto i piani. C'è un piano politico rappresentato da lei e anche da qualcun altro ministro. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gabrielli. Non l'ha informata di quello che stava per avvenire? Il 9? I nostri servizi segreti sono così inefficienti? Possibile che lei, se vanno 8.000 persone a Valentano, viene qui a raccontare all'aula che non se n'è accorta? Se invece di 1.000 persone arrivano su una piazza 12-15.000 persone, dice che non se n'è accorta? E questo è normale? È normale che il sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega alla pubblica sicurezza non le passi informazioni tali da metterla in condizione di accorgersi di quello che accade in questa nazione? E allora, ministro, lei qui ha mentito, e lo dico assumendomi le responsabilità. Lei ha raccontato che non si poteva fare niente, però ha dimostrato a Trieste che quando vuole quel pugno di ferro contro gli inermi lo sa usare, ma contro i neofascisti non è in grado di farlo. E che si fa invece con quelli di Forza Nuova? Chieda al ministro Gabrielli, al sottosegretario Gabrielli, perché nel 2015 comincia Giuliano Castellino a fare un po' come gli pare in questa città, e lui era prefetto. Chissà, chissà, e lascio la domanda in evasa, però io le leggo il rapporto della questura redatto alle 6 del mattino del giorno 10. Durante la stessa manifestazione, verso le ore 17.30, attesa l'insistenza e richiesta di effettuare un corteo da parte di numerosissimi manifestanti attestati sulla citata piazza, è stato loro permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGIL. Ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della sua indicata sigla sindacale, così come richiesto dal leader di Forza Nuova Giuliano Castellino. Giuliano Castellino, lei dice, era sottoposto a DASPO, ci ha citato una serie di cose. Sa che qualche tempo fa, ma non tanto, il 1° settembre, tutti i giornali d'Italia, lei non se ne sarà accorta, hanno raccontato come Giuliano Castellino è andato allo stadio. È vietato andare allo stadio quando sei sottoposto a un provvedimento di questa natura. È previsto l'arresto, il processo, da 6 mesi a 2 anni di condanna per la violazione della DASPO. Non se n'è accorta? Guardi, se ne sono accorti tutti i colleghi, perché dicevano quello è contro il Green Pass, ma l'ho usato per andare allo stadio. E allora è strano che quel signore potesse raccordarsi con le nostre forze di polizia. Questo è il rapporto della Digos, che racconta l'accordo per essere condotti impunemente presso la sede della CGIL. A che fare presso la sede della CGIL? L'aveva detto Castellino dal palco. O ci portate da Landini o ce lo andiamo a prendere noi. Una palese minaccia della quale doveva avvisare Landini. Non so se l'ha fatto, perché noi abbiamo sentito il capo della CGIL, di fronte a un assalto che poteva essere evitato, ringraziarla. Non capisco bene di che cosa l'ha ringraziato. Di aver schierato pochi agenti a difesa della Confederazione Generale del Lavoro? Ce lo dirà lui se è questo il motivo del ringraziamento. Resta il fatto che noi abbiamo espresso solidarietà piena in difesa della democrazia. Ma la democrazia non si difende solo in quella circostanza. La democrazia si difende avendo ben chiara
qual è la pietra miliare su cui si costruisce questa nazione? Si chiama Costituzione italiana. Non si può girare intorno a questo concetto. La libertà di manifestare deve essere garantita. Deve essere garantita, deve essere garantito il diritto al lavoro, deve essere garantita la sicurezza in questa nazione. Abbiamo presentato anche una proposta di legge per iscrivere in Costituzione la parola sicurezza, perché si garantisca ai cittadini un diritto fondamentale. Lei ci poteva raccontare la verità, non l'ho fatto, ma non smetteremo di chiederla, ministro Lamorgese. In ogni sede dovrà rispondere di ogni riga, di ogni rapporto, di ogni foto, perché noi davvero continuiamo a pensare che gente come quella di Forza Nuova sia strumentale, rispunti ogni volta ce n'è necessità, durante una campagna elettorale, per annebbiare la vista agli elettori, per spaventare la gente. Noi siamo convinti che tutte le organizzazioni eversive vadano disciolte, quelle che agiscono a destra, all'estrema destra, ma anche, colleghi, quelle che agiscono all'estrema sinistra, che evidentemente voi coprite ogni qualvolta non le condannate esplicitamente. Fatelo anche oggi, definendole per quello che sono, organizzazioni comuniste, un altro totalitarismo che ha messo in ginocchio popoli, che ha massacrato gente. Ed è questo che noi vogliamo riuscire a capire. E chiudo, Presidente, perché è passata la campagna elettorale. Il dibattito di questa natura serve a chiarire. I giorni da qui in poi ci permetteranno ancora meglio di far lucide sulle connivenze, sulle complicità, se esiste in Italia il tentativo di utilizzare forze eversive per stravolgere il sistema democratico, ma capiremo anche da quale parte questo tentativo proviene. E allora abbiamo chiesto di fare questo dibattito davanti ai cittadini italiani, in diretta televisiva, in modo tale che potessero giudicare quello che diciamo noi, quelli che dicono gli altri e soprattutto le menzogne e la vigliaccheria di chi oggi ha rappresentato un governo che tenta in ogni modo di restare al suo posto anche di fronte ai fallimenti di una ministra inadeguata che si chiama Luciana Lamorgese e che abbiamo più volte invitato. Grazie. Chiesto di intervenire il deputato Migliore, ne ha facoltà. Colleghi, andiamo avanti. Prego, deputato Migliore, prego. Senza cori, prego. Grazie, signor Presidente. Signora Ministra, signora Vice Ministra, signor Sottosegretario. Si è aperta una grande ferita nel cuore democratico del nostro Paese. Alle 17:27 del 9 ottobre si ricorderà un episodio che è uno di quei tornanti della storia dove bisogna comprendere se si va in una direzione o in un'altra. Non è stato un evento semplicemente delittuoso e criminale, è stato certamente un evento vile e io indirizzerei la parola vigliacco innanzitutto a coloro i quali hanno sfasciato la casa dei lavoratori, perché questi sono i vigliacchi. Ma è stato un episodio che ha rappresentato nel corso di questa vicenda strana che è la nostra storia a seguito della pandemia, una condizione particolare nella quale noi dobbiamo ritrovare il filo dell'autorità, il filo della serenità, il filo della democrazia in questo Paese. Abbiamo osservato quello che stava accadendo con ripetuti eventi sempre più violenti che hanno caratterizzato una scena che potrebbe da un momento all'altro anche rompere in forme diverse, ci sono state anche in altri Paesi forme di jacquerie che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone, e questo hanno prodotto episodi violenti, hanno bloccato paesi, abbiamo visto quello che è successo ai gilet gialli. Ma noi abbiamo in questa vicenda del 9 ottobre innanzitutto da decodificare quello che è accaduto nella testa e nell'organizzazione di queste organizzazioni neofasciste. Vede, signora Ministra, io voglio innanzitutto esprimere la solidarietà nei confronti delle forze
dell'ordine che hanno prestato servizio e che io incontro spesso, che mi raccontano anche della difficoltà di stare in piazza quando si tratta di affrontare vicende complesse che magari non hanno una preordinazione chiara. Voglio anche però complimentarmi con loro, perché oggi, credo che i colleghi lo sappiano, lo voglio dire in diretta televisiva, sono state effettuate 26 perquisizioni contro personaggi su ordine della Procura di Napoli che da Torino a Ragusa, passando per Napoli, per Roma, sono appartenenti ad organizzazioni neonaziste e suprematiste. È una pianta infetta, sono uova di serpente che cercano di schiudersi all'interno di quello che è il magma dell'insofferenza sociale. Sono persone che hanno un disegno criminale, eversivo, sovversivo. Questo è quello che rappresenta Forza Nuova. E lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia. Lo scioglimento delle organizzazioni si fa innanzitutto se le organizzazioni esistono. Queste organizzazioni hanno avuto l'impudenza, Forza Nuova, Casa Pound, di essere addirittura presenti all'interno di alcune competizioni elettorali. Questa è stata per me una grande sofferenza quando vedevo quel simbolo sulla scheda elettorale, che per me è il simbolo della democrazia. Vedere quel simbolo fascista rappresentava un vulnus già da allora. Ma oggi dobbiamo sapere che proprio perché c'è quel tornante, proprio perché c'è quel problema che dobbiamo affrontare con grande equilibrio e anche con grande rispetto per chi ci ha consentito di arrivare sani e salvi a questo momento storico, noi abbiamo la necessità di dire che non sono quattro scappati di casa, perché la loro è una matrice antica. Sono quelli che si richiamano a Ordine Nuovo, ad Avanguardia Nazionale, a quelle organizzazioni che furono giustamente sciolte in virtù di una rigorosa applicazione della legge Scelba. E io penso che questa condizione, che mette anche il Ministero dell'Interno nella condizione di dover prefigurare una forma diversa di ordine pubblico, perché effettivamente io penso che ci possano essere delle, come ha detto lei, delle criticità, perché è stata in questo onesta, ma non si può non riflettere sulla matrice, che non è semplicemente la matrice fascista dal punto di vista ideologico, ma è il disegno eversivo che vuole utilizzare degli spazi di contestazione che avvengono nel nostro paese. Io il ringraziamento, oltre che alle forze dell'ordine, però oggi lo voglio fare a tutti coloro i quali hanno consentito che ci fossero queste migliaia di manifestazioni, e lo voglio fare ai cittadini che ci stanno ascoltando, a quelli che si sono vaccinati, a chi gli ha consentito, come gli operatori sanitari, come il generale Figliuolo, di avere un Green Pass in tasca che fosse la patente per essere liberi, ma non certamente lo strumento per essere vittimizzati da episodi di violenza che si sono manifestati anche a Milano, anche a Trieste. C'è stata, diciamo così, una frase che mi ha inquietato quando si è detto: sono eroi quelli che bloccano il porto, gli eroi sono altri. Lo ha detto il presidente Berlusconi: eroe chi blocca un treno per andare ad Auschwitz e non uno che blocca un porto perché non vuole il Green Pass. E io non l'ho mai citato il presidente Berlusconi, ma credo che sia una frase che esemplifica quello che oggi vuol dire un contesto di unità nazionale, in cui la serenità, colleghi di Fratelli d'Italia, deve essere trasferita a un paese che è frantumato, un paese che è insicuro, un paese che deve uscire da una forte crisi economica. Non facciamo della polemica politica lo strumento per rendere ancora più fragile una ripresa che invece sta ricominciando a far partire il paese. E allora bisogna dire grazie a quei lavoratori che hanno, senza problemi ma con un grande senso di appartenenza alla propria comunità,
fatto valere le ragioni del lavoro, bisogna essere convinti però che quelle manifestazioni non sono sempre l'espressione solo di un disagio, ma sono anche il territorio di conquista di organizzazioni eversive. Per questo motivo, Presidente, mi rivolgo a lei, perché questa è la suprema aula nella quale noi dobbiamo anche decidere qual è l'orientamento del Parlamento. Io credo che bisogna fare oggi un appello all'unità delle forze politiche e che bisogna prendere le distanze realmente, senza esercizi di benaltrismo, e lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia. Noi dobbiamo trasferire al Paese una visione di come uscire da questa pandemia, che non si immiserisca nella politica politica, che non diventi un terreno di conflitto, perché altrimenti ce ne sarebbe da dire rispetto alla mancanza di assunzione anche di responsabilità da parte di tanti. Io penso in questo, Ministro Lamorgese, che noi sosteniamo questo governo, che sosteniamo questo esecutivo che ci sta facendo uscire dalla pandemia, perché abbiamo il senso e la dignità delle istituzioni e il rispetto della comunità nazionale. E la comunità nazionale si è vista nella sua forza, che non è nuova, è una forza eterna, nel movimento dei lavoratori che è sceso in piazza e che ha riempito Piazza San Giovanni con la democrazia, la forza delle parole giuste che hanno identificato l'unità del Paese. Noi siamo con quella forza lì e lì rimarremo. Grazie. Chiedo di intervenire la deputata Biancofiore Micaela, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Ministro Lamorgese, visto il suo lungo cursus honorum ai vertici dell'amministrazione del Ministero dell'Interno, non può che convenire, spero, che non esista civiltà senza una massima sicurezza. E il 9 ottobre scorso, innanzi alla sede della CGIL, abbiamo assistito attoniti alla massima espressione dell'inciviltà e purtroppo all'assenza di sicurezza. Esattamente come è già accaduto per il rave party di Viterbo e in ogni luogo di crescente approdo dell'immigrazione clandestina, accompagnata da bivacchi e delinquenza in ogni città italiana, a discapito di quegli italiani che pagano le tasse e portano il paese sulle spalle. Come è accaduto anche l'altro ieri a Milano e ieri a Trieste, dove i lavoratori comuni sono stati trattati come black bloc violenti, vi sono state le ennesime infiltrazioni ed è emersa in tutta la sua portata una crisi di organizzazione dell'ordine pubblico che lei ha, con onestà intellettuale che le riconosciamo, ammesso. Spettacoli che hanno contribuito oltremodo alla sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella politica e al dilagante senso di ingiustizia che mortifica gli italiani, vero animus delle piazze. Il popolo italiano ha perso la speranza, Ministro. Sbagliano coloro che minimizzano e pensano che la gente manifesti per il Green Pass o per il vaccino. Gli italiani disertano le urne e riempiono le piazze perché sentono soffocato come non mai, forse davvero solo come nel ventennio fascista, il proprio diritto naturale e poi sancito anche dalla Costituzione alla libertà. Ma anche altri diritti come quelli al lavoro, al libero pensiero, opinione ed espressione, alla libera circolazione, allo sciopero, alla giustizia, alla salute, all'emancipazione sociale, al diritto di manifestare, al decoro pubblico, all'igiene, alla sicurezza, appunto. Italiani che sono anche disorientati innanzi a regole che non vengono fatte valere per i banditi, ma imposte viceversa alle persone per bene. E qui sta uno dei cortocircuiti più pericoloso per la coesione sociale, perché lei, Ministro, per la gente comune dovrebbe essere l'emblema del law e ordine e order. Lei è la legge per i cittadini e invece in più occasioni è, purtroppo, lo dico veramente a malincuore, stata percepita più come avvertente le reazioni dei fuorilegge che
che appunto quella delle persone per bene, con relativa mortificazione, e lei lo sa bene, Ministro, dei poliziotti, che non sanno cosa rispondere agli italiani quando li interrogano per le strade. Ministro, mi creda, ho ascoltato col pathos di una cittadina normale preoccupata la sua risposta al question time di mercoledì scorso di Fratelli d'Italia e la sua informativa di oggi. E francamente, pur sostenendo noi di Coraggio Italia convintamente il governo del presidente Draghi, non riesco a capacitarmi dell'accaduto, sia sul fronte della sicurezza sia su quello politico. Vede, Ministro, nessuno potrebbe crocifiggerla se una tantum, un manipolo di delinquenti comuni, chiamiamoli con il proprio nome e non solo neofascisti, a sorpresa lasciano una manifestazione pacifica e organizzata per compiere crimini non prevedibili. Ma viceversa, come si fa, anche volendo noi umanamente, mi creda, sollevarla dalle responsabilità che spettano chi comanda, quando sia per il rave party che per Piazza del Popolo risultano esistere ben due informative dei suoi dirigenti che avvertivano dei fatti, di certo informative anche della nostra eccellente intelligence, e dopo che è risultata autorizzata e accompagnata la virata veterofascista verso la CGIL. Quando lei stessa ha ammesso in aula che sapeva della presenza di un sottoposto ad Asburbano urbano come c'è al Castellino in piazza, che incitava la presa di Roma, delle istituzioni e della CGIL, e che ha ritenuto di non doverlo far fermare in quel contesto. Cosa, mi creda, con un grande sforzo anche comprensibile, ma solo a noi addetti ai lavori, ma non la GAF che ammette la falla in quell'organizzazione della sicurezza da lei guidata, che doveva appunto garantire che Castellino stesse ai domiciliari e gli fosse vietato di entrare in quella piazza. Oggi, dalle sue parole, viceversa, Ministro, apprendiamo che lei in realtà non avrebbe dovuto e potuto fermare Castellino, ma viceversa si fermano ovviamente i lavoratori a Trieste. Pur comprendendo le difficoltà, Ministro, nel gestire una situazione anomala come quella attraversata dall'Italia negli ultimi due anni, che lei ha ben evidenziato, si è oggettivamente verificata una notevole sottovalutazione dei rischi per l'ordine pubblico, da lei condiviso. Ma non ci è piaciuto, Ministro, mi creda, che lei abbia scaricato le responsabilità proprie dell'autorità pubblica sui nostri poliziotti, sulle nostre forze dell'ordine, perché loro veramente fanno il loro dovere, ci difendono in ogni momento nelle piazze e non possono essere strumentalizzati politicamente. Noi non dimentichiamo infatti che le proteste No Vax e No Green Pass hanno avuto tra i loro obiettivi anche gli uomini e i mezzi delle forze dell'ordine, ai quali ci stringiamo col cuore. Si contano infatti almeno 41 poliziotti feriti, esito della violenza dei manifestanti, saldatura tra neofascisti, anarchici e gente comune, e di un'organizzazione della gestione dell'ordine pubblico che li ha di fatto abbandonati. In un'intervista al giornale del segretario generale nazionale del sindacato di Polizia Italia, Celere, è stato evidenziato come fosse stato segnalato da circa un anno che le manifestazioni dei gruppi No Vax e No Green Pass venivano infiltrati da uomini di Forza Nuova. I reparti mobili, quelli deputati all'antisommossa, sono reparti inquadrati che si muovono soltanto quando ci sono ordini che arrivano dall'autorità di pubblica sicurezza. Se l'ordine non arriva, il reparto non si può muovere. Se non è arrivato l'ordine di spostarsi verso la CGIL, il reparto non ci poteva andare in maniera autonoma. E risulta che non sia stato inviato alcun tipo di comunicazione dal Ministero dell'Interno. L'annuncio di Castellino preannunciava un attacco alla sede della CGIL che non è stato, ed è lecito chiederselo, come lei ha evidenziato, Ministro, dunque volutamente arginato, proprio prima che l'assalto al sindacato trascinasse su tutti i quotidiani le immagini della sede devastata. Il leader di Forza Nuova aveva dichiarato in chiaro le intenzioni del corteo: assalire la CGIL e costringere Landini a scendere a Roma per proclamare lo sciopero generale. E qui c'è una domanda, Ministro, francamente, che mi arrovella il cervello e che vorrei che lei, come dire, declamasse di fronte agli italiani, al popolo italiano, alla Repubblica Italiana. Lei crede davvero, Ministro, da liberale glielo chiedo appunto, che in Italia ci sia un rischio fascismo? Perché questo noi non lo abbiamo capito dalle sue parole. E ancora, una domanda che si fanno gli italiani. Perché il leader della CGIL l'ha ringraziata dal parco di San Giovanni, dal parco di Piazza di San Giovanni? Converrà che il curioso ringraziamento per chi ha consentito la devastazione della propria sede. Forse la strumentalizzano per aver autorizzato una manifestazione deliberatamente politica l'antivigilia del voto, proprio da parte sua, cioè di chi dovrebbe far rispettare la legge sul silenzio elettorale?
o forse mettendola in serie difficoltà, perché l'aver lasciato saltare la sede della CGIL ha dato l'occasione alle sinistre di reinventarsi il pericolo del fascismo che ha condizionato il voto amministrativo? Sarebbe interessante sapere perché quelle stesse sinistre, i sindacati e purtroppo nemmeno il Viminale, e ne abbiamo parlato più volte in passato, Ministro, non dicono mai una parola sulla persistente esistenza di partiti filoterroristici nella mia terra, l'Alto Adige, su gruppi paramilitari folcloristici armati che sarebbero vietati dall'articolo 18 della Costituzione. A pensar male si fa piccato, lo so, Ministro. Ma è evidente che sono le sinistre, le sottolineo questo passaggio perché è importante per lei, Ministro, e per il governo Draghi, ma è evidente che sono le sinistre a metterla nel mirino della pubblica opinione, utilizzandola politicamente. Matteo Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno, Ministro, molto amato dagli agenti e dagli apparati del suo ministero, e lei lo sa. Colleghi, non c'è bisogno di commentare. Non ha chiesto solo le sue dimissioni, le ha anche offerto più volte di supportarla nella sua difficile missione. Colga l'occasione per uscire dall'abbraccio mortale degli orgogliosi comunisti, che mi ricorda lo sgomento, che vorrei che ricordasse lo sgomento ottenuto negli scorsi giorni per la comparsa della stella a 5 punte. Gli italiani, Ministro, vedono aumentare la povertà e le diseguaglianze ed emigrano sempre più numerosi all'estero, convinti che vi sia un atto una sostituzione etnica. Non vanno a votare perché tanto governano sempre quelli che hanno perso le elezioni, quelli che stanno alla nostra destra ma che sono la sinistra, e che sono le sinistre solo legittimate a governare. E si sono convinti che nel paese spiri un vento di antisovranità, attenzione, non di antisovranismo, l'antisovranità, la sovranità sancita dalla Costituzione, in favore di una tecnocrazia che il più delle volte mostra i suoi limiti della distanza del sentimento popolare. La gente, Ministro, è poi pericolosamente esasperata da quella che gli americani chiamerebbero dictatorship approach, delle sinistre sempre, cioè di coloro che si sentono autorizzate a decidere cose e come si debba pensare. La politica interpreta la necessità dei cittadini. Io amo infatti sempre ripetere che se Helmut Kohl non fosse stato un politico non avrebbe mai avuto la visione di unire le due Germanie. Quindi simul stabunt. Deputata Cantone. Ministro, tutti gli sforzi che sta facendo il presidente Draghi per dare nuova credibilità all'Italia non possono infrangersi su immagini di teppisti e precarietà della nostra sicurezza interna. Noi non la sfiduciamo, non chiediamo le sue dimissioni, ma come donna delle istituzioni, lei credo sia ben conscia che per governare in un ministero fondamentale come quello dell'interno non ci possono essere dubbi circa la partigianeria politica che metterebbe in grave difficoltà il presidente Draghi, visto che trattasi, ricorda tutta quest'aula, di un governo teoricamente di pacificazione nazionale. Grazie, deve concludere. Mi lasci finire, Presidente. Concluda. Su un'altra donna, perché immagino quanto sia difficile sedere sulla sua poltrona. Non so se ci sia un modo per rimediare, ma quel che è certo è che noi vorremmo aiutarla a sgombrare il campo dal dubbio che l'autorità di pubblica sicurezza giochi più una partita politica indossando una maglietta di parte, piuttosto che garantire la sicurezza della Repubblica. Anche grazie, magari, deve concludere. Presidente, anche magari esprimendo solidarietà da donna a donna ad un'altra donna come Giorgia Meloni, che ha subito un linciaggio immeritato e intollerabile. Grazie. Grazie, grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Fornaro, ne ha facoltà, prego. Grazie, grazie signor Presidente, signora Ministra. Due premesse sono d'obbligo rispetto al dibattito pubblico di questi giorni. La prima è che nessuno poteva pensare, ha mai pensato che le piazze di Roma, di Milano, di Trieste fossero composte tutte da violenti o da neofascisti. Erano composte in larghissima maggioranza da cittadini che dissentivano e quindi da questo punto di vista i problemi sono altri. La seconda questione, siamo stati accusati, è stata accusata anche la ministra, sul fatto che solo oggi si parli di infiltrazioni della destra fascista, nonché radicale
nei movimenti di protesta, mi sia consentito citare una nostra interrogazione del 27 di ottobre del 2020, quindi quasi un anno fa, in cui denunciavamo con chiarezza che a Roma, in particolare, l'estrema destra stava tentando di porsi a capo del movimento No Mask e che durante il lockdown militanti di Forza Nuova avevano cercato di forzare il divieto di movimento presentandosi a Piazza Santa Maria Maggiore, dove erano stati fermati dalla Digos, e che negli ultimi mesi i movimenti dell'estrema destra e del neofascismo sono stati presenti alle manifestazioni organizzate dai gruppi contrari alle misure di contenimento della pandemia. L'allora vice ministro Crimi ci rispondeva che in tale contesto il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo e che in numerosi casi ha trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. Ed ancora, riferendosi all'iniziativa del giorno precedente, alcuni manifestanti, la cui consistenza numerica è gradualmente aumentata, hanno iniziato i disordini accendendo fumogene, petarde, intonando cori contro le forze di polizia presenti. Per essere chiari, di fronte a queste manifestazioni non abbiamo ascoltato nessuna critica, nessun distinguo da chi oggi siede dai banchi dell'opposizione. E la terza premessa è quella ovviamente di un ringraziamento alle forze dell'ordine. Lei ha citato le migliaia di manifestazioni che si sono potute tenere, quasi tutte in assoluta tranquillità, grazie all'operato delle forze dell'ordine. Entrando nel merito, io credo che sia da ringraziare, signora Ministra, per la sua onestà intellettuale. Lei ha ammesso, questo è agli atti, che ci sono state evidenti criticità nella gestione della piazza di Roma, che c'è stata una sottovalutazione della dimensione di quella manifestazione. Ecco, noi le chiediamo di essere conseguente. Occorre andare fino in fondo per verificare le responsabilità e per verificare l'adeguatezza al ruolo dei responsabili della sicurezza della capitale. L'attacco alla CGIL, l'accerchiamento a Palazzo Chigi e a Montecitorio potevano essere evitate e credo che questo debba essere una lezione anche per il futuro. L'attacco alla CGIL è una ferita che non sarà facile da rimarginare. Sapete perché? Perché riporta alla storia, alle ferite della storia. Nel primo semestre di 100 anni fa, del 1921, gli squadristi fascisti attaccarono 726 sedi istituzionali operaie che furono saccheggiate o incendiate da loro, 119 sedi di Camere del Lavoro, 59 Case del Popolo, 107 cooperative, 83 leghe contadini. Il fascismo nacque così e noi non dimentichiamo. Ascoltando alcuni interventi mi è sovvenuta alla mente una parabola evangelica che chiede: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? E questa trave si chiama infiltrazione neofascista dentro i movimenti di protesta e non riguarda soltanto Forza Nuova. Tra uno delle persone che sono state responsabili e oggi sono in custodia cautelare è il leader di un movimento Io Apro, che formalmente non ha nessun richiamo ai simboli e alla simbologia neofascista, ma che ne ha i tratti e le modalità. Eppure, quando noi denunciavamo in quest'aula quei tentativi, la risposta era continuare a dire che invece non era vero, che erano spesso e volentieri proteste spontanee. Credo che aver alimentato un'idea sbagliata del ruolo del governo dell'epoca e dello Stato oggi abbia portato a dare fiato a questo tipo di infiltrazione. E quindi noi siamo perché si eviti, occorre fare uno sforzo comune per non rivedere più le immagini di Roma, di Milano e di Trieste, che ci sia la possibilità, come giusto che sia in un paese democratico, di protestare democraticamente.
però al tempo stesso non bisogna strumentalizzare le proteste, non bisogna demonizzare l'avversario, non bisogna ascoltare alcuni giudizi ingenerosi e ingiusti nei confronti della ministra. No attacchi quindi a strumentali, a una ministra che, lo ricordo, svolge un ruolo tecnico, non è aderente a nessun partito, ha messo al suo servizio la sua esperienza. Chissà che cosa avremmo sentito se al suo posto ci fosse stato un leader di partito. Guardate, la fase difficile e complessa che stiamo vivendo, che vivremo nei prossimi mesi, ricordo che c'è il tema della fine del blocco dei licenziamenti, c'è un'oggettiva difficoltà nel Paese, c'è sofferenza, c'è tanta sofferenza. Ebbene, questa fase difficile e complessa impone a tutti noi ancor più senso di responsabilità, impone di evitare di continuare a soffiare sul fuoco delle proteste, impone di difendere in primo luogo le istituzioni democratiche, impone un ancor maggior rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione e non vedere continuamente una gara alla delegittimazione. Impone ascolto di chi dissente, seppure la scienza e non la politica ci dice che l'unica strada da percorrere per sconfiggere definitivamente la pandemia siano i vaccini. E se la politica avesse tutta all'unisono continuato a dire questo, forse molte di quelle immagini noi le avremmo evitate. E poi impone infine che non sia concessa cittadinanza politica, nessuna giustificazione ai gruppi violenti, a chi cerca attraverso la violenza di attaccare le istituzioni dello Stato. Non deve essere più concessa cittadinanza politica alle associazioni neofasciste che, ai sensi della Costituzione e della legislazione vigente, vanno fermate e sciolte, tutte e subito. Ha chiesto di intervenire la deputata Corda, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro. Ministro, le sue argomentazioni non ci convincono, come non ci convince l'azione di questo governo, forte con i deboli e debole con i forti. Questo è un momento drammatico per il Paese, ma non lo è solo perché si tenta con fatica di uscire da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Oggi, purtroppo, a tutto questo si è aggiunta l'emergenza democratica e chi fa finta di nulla è complice. E lo dico soprattutto ai miei ex colleghi del Movimento 5 Stelle, che in tempi non sospetti per molto meno avrebbero bloccato i lavori d'aula e fatto un gran baccano. Invece oggi sono muti e conniventi e questo mi spiace parecchio. Le immagini di ieri nel porto di Trieste, con la polizia in assetto antisommossa, lacrimogeni e idranti puntati contro i cittadini inermi che rivendicavano un diritto a manifestare contro il Green Pass nei luoghi di lavoro, misura peraltro esistente solo in Italia e poche altre realtà al mondo non propriamente democratiche, gridano vendetta. Lei, visto il suo ruolo, non è esente da responsabilità e dovrebbe interrogarsi su questi eventi. Quelle di Trieste sono immagini violente e tristi che non avremmo mai voluto vedere e anche per questo oggi ci saremmo aspettati da lei ulteriori chiarimenti. Ma quelle immagini sono ancora più gravi e inquietanti alla luce di quello che è accaduto il 9 ottobre scorso a Roma, con centinaia di migliaia di manifestanti criminalizzati a causa di uno sparuto gruppo di mazzieri fascisti mandati da chissà chi, con un mandante probabilmente. È interessante notare come lei abbia candidamente informato quest'Aula che la scelta di non intervenire con la forza contro un manipolo di delinquenti sia stata frutto di una decisione precisa e non un errore dettato da incapacità di gestire la situazione. E oggi l'ha ribadito come fosse una cosa normale. Una scelta strategica per non provocare ulteriormente la rabbia di certi soggetti che, guarda caso, erano già interessati da provvedimenti restrittivi e non avrebbero nemmeno dovuto partecipare all'evento. Oggi la sua relazione ha toccato picchi di elevata comicità e mi scusi se lo dico in queste parole. Lei oggi ha sdoganato una nuova categoria, gli agenti in borghese meccanici.
quelli che colpiscono le camionette della polizia per testarne la capacità ondulatoria. Se non è questa una barzelletta. Ad oggi il disegno è chiaro, questo governo approfitta clamorosamente della sua maggioranza bulgara, annichilita da interessi di partito per reprimere qualsiasi barlume di dissenso. E lo fa in modo sfacciato, senza ritegno, in spregio a qualsiasi diritto costituzionale. Lo stato perenne d'eccezione vi ha annebbiato il cervello e amplificato il delirio di onnipotenza. È ormai chiaro a tutti che sia stata imboccata una strada del non ritorno. Con la scusa della pandemia stiamo assistendo alla devastazione dello Stato di diritto. Lei, Ministro, continua ad inanellare errori su errori e oggi è venuta a raccontarci persino che era tutto frutto di una strategia. E vado a concludere. Lasciar fare i violenti e massacrare i lavoratori e i manifestanti che esercitano un diritto costituzionale. In un paese normale un altro ministro, dopo un tale disastro, si sarebbe già dovuto dimettere. Ed è ciò che oggi chiediamo ancora una volta. Dimissioni. Ma qui siamo in Italia e chiaramente lei resterà al suo posto col beneplacito di tutti i partiti di maggioranza troppo impegnati a guadagnare nuove poltrone in vista di nuove elezioni e poco attenti al dramma in atto nel paese reale. Grazie. Chiesto di intervenire la deputata La Via, prego. Grazie Presidente, signora Ministro. Credo che a Roma non si sia arrivati alla violenza per ragioni esclusivamente politiche, cosa che comunque non avrebbe giustificazioni, ma al contrario si sia usata strumentalmente la politica per esercitare la violenza. È stato un atto squadrista contro la sede di un sindacato che ha riportato indietro di decenni il nostro paese. Siamo di fronte a un gravissimo problema culturale. Lo spettacolo mortificante per la nostra società a cui abbiamo assistito non è solo espressione di ideali politici, ma anche lo sfogo di una rabbia repressa, colpevolmente fomentata e amplificata da chi aveva interesse a destabilizzare il nostro governo. Da criminologa ho peraltro sospetto che la maggioranza delle persone che si sono rese protagoniste di questi gesti non sarebbero in grado di esprimere quali ideali morali e politici li abbiano spinti a tanta brutalità. Abbiamo davanti un grave problema sociale, fatto da un lato di analfabetismo funzionale e non solo, dall'altro di persone da che queste carenze li utilizzano come arma da brandire politicamente. Non possiamo assolutamente tollerare nostalgici ritorni che tingano di sangue le nostre piazze. Superiamo questi estremismi che suonano obsoleti e concentriamoci su approcci educativi dettati dalla prevenzione. E questa è la politica che ci deve vedere oggi impegnati in quest'aula e facendo in modo che la storia non sia dimenticata. Abbiamo visto nei servizi televisivi cosa può arrivare e far ritornare il neofascismo. Facciamo in modo che si ritorni a scegliere sulla base di ideali, perché nel momento in cui le persone conosceranno davvero gli ideali politici che animano gli estremismi, resto convinta che difficilmente vi aderiranno. Educhiamo i giovani nelle scuole a ripudiare la violenza, a perseguire i propri obiettivi con proteste costruttive. Cambiamo il metodo per affrontare queste situazioni, facendo in modo che le persone non si rendano semplice strumento per mettere in atto disegni altrui e rischiando anche la propria incolumità. Abituiamo le nuove generazioni a capire e conoscere ideali prima di sposarli, senza farseli raccontare da chi li vuole trasformare in estremismi per raggiungere altri obiettivi. Concluda. Che non hanno nulla a che vedere con la democrazia e la libertà. Grazie Presidente. Grazie. A chi sono intervenuto il deputato Lupi, prego. Grazie. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il dissenso è il sale della democrazia, la violenza la uccide. Il compito del Ministro, lo ha ribadito agli interni, lo ha ribadito lei qui in aula, è fare rispettare le regole, isolare i violenti, tutelare sempre i diritti costituzionali, evitare che il rischio di infiltrazioni eversive possa ripetersi. Compito della politica invece è quello di ricostruire l'Italia correggendo errori, e qui lo sottolineo, dando il giusto peso ad atteggiamenti violenti e antiscientifici. Siamo con il presidente Mattarella quando ha detto al giorno successivo agli scontri: sono turbato ma non preoccupato. Non ingigantiamo, come qualcuno di noi fa, i Novax, minoranza della minoranza, ma altrettanto non strumentalizziamo, e lo dico agli amici della sinistra, l'antifascismo. La storia, non c'è un pericolo fascista nel nostro paese, la storia del centrodestra, la storia di Fratelli d'Italia in tutti questi anni è qui a dimostrare
quanto la cultura politica del centrodestra sia contro la violenza, contro il fascismo di ogni e contro qualsiasi ideologia. C'è il pericolo della esasperazione invece delle tensioni sociali. E mi permetta un nota bene conclusivo, è nella esasperazione delle tensioni sociali che poi le infiltrazioni eversive, che poi le strumentalizzazioni dei violenti che bisogna isolare, che si infiltrano e che poi creano le tensioni che abbiamo. Concludendo, l'esempio di Trieste è un altro esempio, ha fatto bene lei a ricordare quanto, lo dico da ministro, già ministro delle infrastrutture, i porti sono un'infrastruttura nevralgica e strategica del paese. E di fronte a infrastrutture nevralgiche e strategiche del paese non c'è tolleranza che tenga, perché lì si mette in gioco il bene di una comunità e di un paese. Si dialoga con le proteste legittime, ma c'è un momento in cui si interviene e si interviene con chiarezza, perché non si può, in nome anche di una legittima protesta, mettere in ginocchio l'interesse comune di un'intera Italia o di un'intera economia. L'unica osservazione, su questo condivido quanto detto da alcuni colleghi, anche dal collega Fornaro, verifichi le responsabilità. Concluda. Se ci sono delle responsabilità, e concludo, le accerti, perché certe cose sono sotto gli occhi di tutti. E un'osservazione su Trieste: eravamo nel giorno delle votazioni, quel giorno si doveva andare a votare, forse, lo dico ovviamente tra virgolette, l'orario in cui intervenire poteva essere, proprio in nome di quella responsabilità che appartiene alla politica, deciso in modalità e orari assolutamente diversi per non impedire alla gente di andare a votare in un ballottaggio importante come era quello di Trieste. Grazie. Ecco, si è esaurita l'informativo urgente, sospendo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:20. La seduta è sospesa, grazie. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.